Allora, buongiorno, mi pare che più o meno i collegamenti si siano realizzati, quindi credo che possiamo dare l'avvio a questa mattinata di lavoro insieme. Devo dire una giornata triste, naturalmente, di grande apprezzione per tutti noi. Quindi, insomma, oltre al tema che già tocca un tema rilevante, cioè il tema delle migrazioni, della salute mentale dei migranti, eccetera. Oggi abbiamo questi climi di guerra che certamente ci rendono tutti, credo, più tristi e più anche ci mettono in uno stato di ansia e di preoccupazione. Ma andiamo avanti, ovviamente, con i nostri lavori, non possiamo fare altro che mantenere il nostro impegno nelle cose che facciamo e guardare, ripeto, con preoccupazione gli eventi. E allora la giornata di oggi, questa mattinata, è dedicata a restituire i risultati di una delle azioni che sono state realizzate all'interno del progetto Pending, un progetto coordinato dalla ASL di Salerno, che qui è ampiamente rappresentata e di cui tra poco darò la parola al direttore sanitario, dottor Primiano. Ed è un'azione che riteniamo di particolare rilevanza, intanto ringrazio naturalmente soprattutto anche l'Università Luigi Vanvitelli che ha affiancato la compagine del progetto di ricerca nella realizzazione di questa indagine epidemiologica sulla condizione di salute mentale dei migranti dei migranti forzati nelle strutture di accoglienza nella provincia di Salerno e di Avellino, che poi cureranno la restituzione dei dati. È stata una ricerca molto impegnativa che si è protratta durante il periodo Covid, e quindi ha avuto anche le difficoltà legate proprio naturalmente a tutte le limitazioni poste dal Covid. Ma crediamo sia un risultato scientifico di grande rilevanza, per questo ci tenevamo a questa restituzione, in particolare, naturalmente, ma non soltanto, ma in particolare a tutti i colleghi psichiatri che sono anche qui, grazie al coordinamento dei dipartimenti di salute mentale, alla Società Italiana di Psichiatria, perché pensiamo che ci sia una responsabilità, naturalmente, in primis dei servizi sanitari psichiatrici, nel riflettere su quelle che sono le condizioni di salute dei migranti e soprattutto di quella che è la capacità di presa di risposta terapeutica dei migranti. Oggi cerchiamo di restituire, abbiamo detto, i risultati dell'indagine, ma anche anticipare qualche iniziativa sempre realizzata nella ASL di Salerno che mi sembra possa costituire una risposta di particolare efficacia proprio nella presa in carico socio-sanitaria della popolazione migrante. Grazie a tutti, naturalmente, passo immediatamente la parola al dottor Coscioni, presidente di Agenas, che ringrazio vivamente di essere qui, nonostante gli impegni istituzionali che le bandiere di sostegno confermano. Si capisce che è nella sede della Regione Campania. Dottor Coscioni, grazie. Allora, grazie. Intanto grazie dell'invito. Oh, complimenti per il lavoro fatto, per la ricerca all'ASL di Salerno, all'Università Vanvitelli e in particolar modo rispetto a quello che lei diceva, diciamo, oggi la giornata, anche se triste perché siamo tutti molto preoccupati di quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa, di questi venti di guerra che stanno soffiando. Però guardiamo avanti con un certo ottimismo al futuro per quello che sarà l'integrazione sociosanitaria, perché con i fondi del PNRR si costruiranno, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, che erano in qualche maniera molto arretrate in questo campo, 169 strutture che saranno delle case di comunità e
60 ospedali di comunità. Questo vorrà dire che potremo avere una prossimità nei confronti dei cittadini per l'assistenza primaria e li vediamo anche come delle aree di integrazione sociosanitaria, all'interno dei quali ci saranno anche dei sociologi e dei psicologi. Per cui anche quello che è l'aspetto di molto complesso, molto difficile da gestire, della sofferenza psichica dei migranti, come potrebbe essere altrimenti, possa avere ulteriori luoghi di cura, di qualità, anche diciamo di accoglienza, dove possibilmente far sentire anche ai migranti la presenza sul territorio del servizio sanitario regionale. Speriamo che questo si possa realizzare più presto. Voi sapete, abbiamo delle scadenze anche molto stringenti, perché ci sono i target, gli obiettivi, le milestone, che sarebbero i traguardi da raggiungere entro determinate date. Entro il 31 maggio andrà firmato il contratto istituzionale di sviluppo con le singole regioni, e entro 30 giugno dovranno essere fatte quelle riforme tanto attese, che potrebbero anche essere epocali, sull'assistenza sanitaria territoriale, e che dovrebbero portare a questi nuovi modelli che vi ho detto così in maniera molto approssimativa, molto grossolana, ma che credo voi che vi occupate anche di sanità abbiate in qualche maniera già intravisto. E vedo appunto questo spazio che si apre per l'integrazione sociosanitaria. Per cui non tolgo altro tempo alla mattinata, che vedo piena di interventi e di cose interessanti. Vi auguro buon lavoro e a presto sentirci. Dottor Coscioni, la ringrazio. Lei sa che con queste case della comunità avete suscitato un grandissimo interesse e una grandissima attesa. Quindi veramente confidiamo che sia un luogo di integrazione sociosanitaria. È veramente la risposta che attendevamo a tante fragilità di servizi, soprattutto nelle regioni del sud. Quindi grazie e buon lavoro anche a lei, che sappiamo insomma non le manca. Arrivederla. Allora, a questo punto passerei la parola al padrone di casa, diciamo al direttore sanitario della ASL di Salerno, che è appunto l'animatrice di questo e altri progetti sani, coinvolto come istituto psicoanalitico per le ricerche sociali. E devo dire, per me è una grande ammirazione per l'ASL di Salerno, che in questi anni ha lavorato con grandissimo impegno e quindi continuiamo. Io la ringrazio per avermi definito padrone di casa. Padrone è un termine un poco troppo forte, preferisco definirmi un'azienda sanitaria che cerca di coordinare al meglio le attività nell'interesse della collettività. Per cui, ma proprio mutuando molto, molto tra le virgolette questo termine padrone, voglio fare il benvenuto a tutti coloro che sono venuti in questa casa, che oggi ci vede accomunati attraverso una teleconferenza. Una metodica da teleconferenza che forse con la pandemia, vediamo i lati, se possiamo dire, positivi, se si possa dire, ci vede molto molto tecnologici, forse non l'avremmo mai raggiunto con questa rapidità. Per cui mi fa piacere avervi tutti, perché vi vedo molto molto in presenza, e soprattutto voglio ringraziare l'Istituto per la Ricerca Sociale e la Fondazione Sociale di Roma, la Fondazione Santa Lucia, l'Università Bambitelli, che sono i nostri interlocutori privilegiati. Ma i partner che vedo oggi presenti sono di particolare e speciale pregio, e quindi saluto tutti per questo intervento, che ognuno di loro, per la specifica competenza e soprattutto penso per la passione per la propria attività che svolgono, veramente vanno ringraziati per le attività svolte e che intendono ancora portare a termine. Particolare di rilievo molto molto interessante, oggi proprio abbiamo sentito poco fa le case della salute, che stanno aprendo tutto uno scenario e stanno provocando tante di quelle fantasie.
Io penso che invece noi che siamo professionisti da anni, da decenni della materia, sappiamo bene che al di là di quelle che sono le definizioni, i contenitori, quello che è molto importante è la programmazione delle attività e quindi rilevare quali sono le attività che meritano di essere approfondite, messe in azione da parte delle aziende sanitarie e quindi raggiungere la collettività. E la programmazione ha un fondamento forte, ha dei pilastri imprescindibili se parliamo di programmazione retta, e cioè di studiare qual è la popolazione alla quale noi ci vogliamo rivolgere. Questo studio sulla popolazione ha un termine forse estremamente abusato, di cui forse si è fatto perdere e diventa anche antipatico, ma che invece ha una bellezza infinita per chi come me ha iniziato la propria attività lavorativa proprio con la epidemiologia. Studio sul popolo, che è la cosa più bella che possa intendersi. Non studiare sul singolo, ma studiare la collettività per far emergere i bisogni, quelli veri, quelli strutturali, quelli che alla fine ci permettono di stare insieme, di convivere in una società civile. Guardate che particolare pregio ci siamo dati con questo studio, uno studio epidemiologico, facendo in modo che ciò che è stato già rilevato, perché ritengo che attraverso la formazione che noi già abbiamo fatto ai nostri operatori, tant'è ritengo questo sia un ulteriore incontro, noi abbiamo rilevato un dato grezzo, che invece stiamo cercando di trasformare in una comunicazione scientifica e quindi in una programmazione. Il dato rilevato lo abbiamo fatto in maniera scientifica perché noi ci proponiamo, ci abbiamo proposto e siamo in corso, come dice l'oggetto in maniera precisa, attraverso la metodica dello screening. Lo screening è un dato scientifico, è un riuscire a mettere a regime il dato, i dati che cerco di avere in maniera quanto più ufficiale, cioè che siano oggettivi e rispondenti alla verità, e che noi stiamo già rilevando, perché lo screening è prevenzione, sì, ma è prevenzione secondaria, cioè aver già individuato che esiste una problematica, e questo ci fa merito, nel senso che non abbiamo lasciato da soli quelli che noi abbiamo detto in maniera, come dire, forse un poco forte, forzati, migranti forzati, è vero, ma dovevamo in qualche modo accoglierli, ma ciò non di meno siamo riusciti a cogliere in questa, tra virgolette, forzatura, un dato che è emerso sulla struttura fisica e psicologica del soggetto e della collettività di soggetti a cui ci rivelavamo, e questi dati ci hanno poi indotti, e ringraziamo il Ministero degli Interni, che su tutto questo sta mettendo quella che è una sua icona a garanzia dell'ottimo lavoro, della necessità di doverlo fare. Sto qua? Pensando il link. Sì, ho qualcuno con la voce aperta. Dicevo, ringraziamo anche il Ministero degli Interni che su questo ci accompagna in questo percorso eccezionale. Dunque, il dato che abbiamo rilevato ci consente, attraverso lo screening, cioè attraverso una metodica scientifica, di andare a valutare in maniera estremamente precoce quelli che potrebbero essere poi dei dati che potrebbero svilupparsi in delle azioni di disturbi della personalità, in disturbi dell'umore, fino a veri e propri stati psicotici sui quali non mi permetto di intervenire. Abbiamo la presenza del direttore del Dipartimento di Salute Mentale e di altri valentissimi professionisti, ma questi dati però sono importanti portarli a regime, portarli in maniera scientifica a noi, per fare in modo che nella programmazione noi possiamo fare in modo che tutto questo possa avere già un impatto sulle prestazioni che dovremo dare nelle case della salute. Stiamo costruendo i contenitori, li realizzeremo, ma dovremo dare le migliori prestazioni. Tra queste ci devono essere queste, per fare in modo che la convivenza, l'adattamento psicosociale dell'immigrato all'interno della nostra comunità possa armonizzarsi nella maniera migliore. Per cui i saluti e il plauso che faccio a tutti voi è veramente fatto con il cuore, perché ci stiamo avviando verso una capacità di rendere la collettività armonica attraverso dati scientifici che ci permetteranno di fare una programmazione razionale
con l'impiego di risorse, non in maniera convulsa e a volte ingiustificata, ma le risorse che noi toglieremo ad altre cose, ma che impiegheremo qui, saranno ben giustificate e anzi saranno necessarie per fare in modo che questo adattamento psicosociale possa avvenire. E sono gli adattamenti psicosociali graduali e continui a cui dobbiamo tutti concorrere in modo globale, che ci auguriamo che facciano venire meno tutti i presupposti delle guerre, perché quando finisce la comunicazione tra noi, alla fine della comunicazione o all'alternativa, c'è la guerra che va sempre condannata in ogni modo e in ogni senso. Ma se noi creiamo i presupposti continui della comunicazione, del contatto e della convivenza globale in maniera leale e propositiva, penso che le guerre continueranno ancora a tormentarci. Noi stiamo lavorando invece indirettamente perché tutto questo non succede. Quindi un plauso, un ringraziamento a tutti, e l'Arma di Salerno, che attraverso di me, il direttore generale, dà il massimo contributo, il direttore amministrativo, la direzione strategica, è qui a vostra completa disposizione per fare in modo che si possa non solo percorrere, ma raggiungere mete veramente valide e che possano essere di esempio anche a tanti altri che non hanno la fortuna di avere questo tipo di progettualità. Grazie e buon lavoro. Grazie dottor Primiano per queste parole così sentite e anche poi così sincere, perché posso dire che l'ASL di Salerno è veramente sostenuto in tutto, in tutti i modi possibili, attraverso tutti i livelli di governance, questo e altre progettualità, quindi grazie veramente. Passo la parola a Massimo Di Giannantonio, presidente della Società Italiana di Psichiatria, che negli ultimi periodi è diventato per noi anche un graditissimo, importantissimo partner in tutte le iniziative sulla salute psichica dei migranti. Quindi Massimo, a te la parola e grazie ancora dell'amicizia e del sostegno. Grazie Raffaele, grazie di avermi invitato a dare il mio contributo a questa cerimonia inaugurale di questo splendido convegno, e devo dire che è un onore particolare per me che in questo momento sono il presidente della più antica associazione tra psichiatri italiani. Tra 2 anni celebreremo il 150° anniversario della fondazione della Società Italiana di Psichiatria. Società Italiana di Psichiatria che oggi in Italia gioca un ruolo particolarmente importante nel dare il contributo al dibattito scientifico, organizzativo e culturale su un tema così straordinariamente delicato come quello della salute mentale. Sono orgoglioso di essere il presidente italiano perché l'Italia dà al dibattito sulla salute mentale e sulla psichiatria a livello internazionale un enorme contributo. Non dobbiamo assolutamente ricordare a tutti che la più importante rivista scientifica del pianeta è la rivista di psichiatria che si chiama World Psychiatry e che è diretta dall'ordinario dell'Università di Napoli Mario Mai, e che abbiamo oggi presente con noi la professoressa Calderisi, già presidentessa dell'Associazione Europea di Psichiatria, e il modello psichiatrico italiano è assunto a livello di paragone per tutte le altre psichiatrie, perché le esperienze maturate nel campo italiano diventano un esempio sul quale tutti gli altri riflettono e tutti gli altri prendono spunti e riflessioni per prendere il meglio della nostra attività. D'altra parte, però, non posso non ricordare che il dibattito italiano sulla salute mentale rimane molto spesso, troppo spesso, a livello delle parole. Guardiamo la finanziaria approvata da questo Parlamento per l'anno 2022, non esiste nessun tipo di finanziamento specifico per aumentare il potenziale dei dipartimenti di salute mentale operanti su tutto il territorio nazionale, ed è in discussione in queste ore al Parlamento la conversione in legge del decreto mille proroghe, dove si hanno delle iniziative che riguardano la salute mentale
che hanno in qualche modo degli elementi di criticità e degli elementi conflittuali. Abbiamo la previsione di ricevere per i dipartimenti di salute mentale uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro, così come abbiamo la possibilità di approvare con 10 milioni di euro il cosiddetto bonus psicologo, che è un atteggiamento per il quale si è scelta la strada di non rafforzare direttamente e correttamente l'impianto complessivo dei dipartimenti di salute mentale, ma si è voluto scegliere una strada per la quale alcuni finanziamenti statali prendono la via del sistema privato, non sono a difesa e a rafforzamento del sistema sanitario nazionale, che è una delle conquiste della sanità italiana, che è tra le più preziose, quelle da maggiore sviluppo e quelle sulle quali dobbiamo avere la massima concentrazione. Quindi diciamo che abbiamo delle vette di eccellenza, dobbiamo garantire lo sviluppo di quello che abbiamo conquistato e dobbiamo proteggere e garantire il sistema della salute mentale da alcune interpretazioni che possono, a nostro modo di vedere le cose, essere messe in una direzione che non è assolutamente condivisibile, che non è assolutamente corretta. Quindi questa, sono molto felice di aver dato la sponsorizzazione della Società Italiana di Psichiatria a questa collaborazione con l'Istituto di Ricerche Psicoanalitiche e Sociali. Questa ricerca di oggi è particolarmente importante, particolarmente seria, e quindi ringrazio di nuovo la collaborazione tra noi e voi, perché abbiamo portato un discorso su tutto il territorio nazionale in uno dei temi più cruciali della salute mentale oggi in Italia. Grazie. Grazie Massimo, e colgo l'occasione per segnalare che insieme alla Società Italiana di Psichiatria il giorno 7 marzo ci sarà un nuovo evento sulla salute psichica dei migranti, questa volta in una prospettiva, diciamo così, sovranazionale, con speakers dalla Germania, dal Belgio, dall'Australia e ovviamente dal nostro paese, ma anche l'evento conclusivo di un percorso di aggiornamento che abbiamo fatto, rivolto in particolare a giovani psichiatri, ma non solo, sempre su questa linea, insomma, di un potenziamento delle professionalità degli psichiatri e dei servizi più in generale, di rispondere alle esigenze di salute mentale poste dai migranti, in particolare dei migranti forzati, considerando così che un fenomeno questo che si è posto come tante volte, non solo nel nostro paese, come un fenomeno, diciamo, emergenziale, ma poi acquisisce un carattere strutturale, e quindi è necessario fare in modo che, pur nella straordinarietà talvolta delle condizioni che le migrazioni forzate pongono a tutti i paesi che accolgono, ci sia la capacità invece di dare delle risposte ordinate ed efficaci. E come si diceva prima, questo non è stato facile, anche a ragione di un progressivo impoverimento dei servizi territoriali che si era verificato nel corso degli ultimi anni, che speriamo vedere un po' in una prospettiva che speriamo vada incontro a un cambiamento nel prossimo periodo. Io mi chiedo se la dottoressa Rosa sì, eccola qua, perfetto. Allora, ci sono. Posso a questo punto dare la parola a Assunta Rosa, che da anni appunto contribuisce alla gestione dei fondi FAMI, che so essere particolarmente attenta al tema poi del sostegno, dell'integrazione delle categorie più vulnerabili dei migranti, e di essere stata, credo, insomma, la più sensibile a rispondere ormai diversi anni fa a questa, chiamiamola, emergenza che si è imposta a un certo punto, che è quella di trovare nelle strutture di accoglienza, soprattutto di accoglienza straordinaria, soggetti con grandi fragilità psicologiche e psichiatriche, che mettevano in crisi le strutture di accoglienza, perché
le quali non sapevano come gestire, a volte anche per la fragilità delle relazioni sui servizi territoriali, innescando meccanismi espulsivi nei confronti degli ospiti. Quindi, alla luce di queste riflessioni, subito c'è stata un'attenzione che, tra altre cose, ha dato vita anche al progetto come il progetto Pending, e quindi veramente grazie per questa capacità di recepire le istanze che vengono soprattutto dai servizi di accoglienza e dagli operatori sul territorio, e trasformarli in ipotesi di lavoro attraverso il sostegno dei progetti FAMI. Assunto, a te. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. No, non è stato merito di nessuno, cioè ognuno ha un ruolo da svolgere, e quello di un fondo europeo come quello che è gestito dal Ministero dell'Interno, che è il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, doveva andare a leggere quelle che erano le difficoltà, le esigenze espresse, come dicevi tu, dal territorio, e aggiungere risorse per rispondere in maniera più adeguata. È chiaro che questo tipo di problematiche come vulnerabilità hanno priorità su tante altre situazioni che in qualche modo su cui in ogni caso si è intervenuto. Ora, il problema dell'accoglienza e della connessione fra i sistemi di accoglienza e i sistemi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria delle vulnerabilità psichiche presenti nei centri di accoglienza, è qualcosa che è stato portato avanti e promosso in maniera forte dal Fondo Asilo e Migrazione. Devo dire la verità, tutto questo nacque da una rilevazione sul territorio, eravamo presenti in parecchie persone che sono in questa sala oggi, a quell'incontro nella prefettura di Roma, dove appunto le strutture d'accoglienza lamentavano difficoltà della tenuta del sistema proprio dell'accoglienza di fronte a casi crescenti di vulnerabilità, e quello che possiamo dire è che abbiamo aperto questa connessione, sì, lo possiamo dire oggi. Io oggi sono in una situazione di sguardo al futuro, ma anche di una sorta di sguardo al passato, per fare non un bilancio, perché i bilanci non hanno senso se non sono dentro una valutazione in negativo o in positivo. Quello che è importante è capire che cosa abbiamo fatto. Allora, il FAMI ha avuto dei grandi meriti in questo, un fondo europeo, niente di più, una risorsa, però ha stimolato delle connessioni che non c'erano, lo posso assicurare, tra alcuni sistemi. Prendere in carico le vulnerabilità psichiche non era cosa dei centri d'accoglienza, degli enti gestori dei centri d'accoglienza, non avevano né le capacità né le possibilità, e quindi era importante arrivare ad attivare delle azioni di connessione, come ho detto prima. E questo è stato fatto tramite un'azione del FAMI. Ora, quello che voglio dire su Pending è uno dei progetti che è stato finanziato nell'ambito di questa azione, di questo avviso che andava a promuovere questo collegamento fra la sanità e l'accoglienza, fra i suoi operatori del sanitario e dell'accoglienza, per la formazione degli operatori stessi, per andare a promuovere sempre di più un'attività di mediazione forte e strutturale nei sistemi sanitari, perché ecco, poi alla fine sono emerse molte cose, no, che hanno portato a fare sviluppo attraverso una misura emergenziale sempre del FAMI. Il ministero, che era in qualche modo destinatario di queste risorse, ha promosso anche un'azione più sistemica che alcune regioni hanno portato avanti, si chiama iCare, che ha visto l'unione di molte regioni per portare avanti un sistema. Allora, il bilancio, se vogliamo parlare di bilancio, ma di valutazione, qual è stata? Che abbiamo promosso, il FAMI ha dato l'opportunità di muovere alcune leve e portare a dialogare, a parlare insieme, a lavorare insieme, a capire quali fossero i problemi. Spending è un'ottima azione che ha messo insieme tutti le componenti necessarie, dalla ricerca a quello che è l'ambito di appartenenza, principe, la ASL. Io ringrazio anche il direttore, perché non è facile per le ASL oggi entrare nei progetti europei, perché è fatica, è lavoro in più sotto tanti aspetti.
però è anche valore che entra laddove si capisca quanto sia necessario attivare questo tipo di risorse. Il direttore dell'Agenas ha parlato del PNRR, ha parlato delle case comunità. Ora noi dobbiamo assolutamente collegarci a queste misure di sviluppo nazionale e che hanno carattere universale con i nostri fondi per andare a capire come fare complementarietà con queste azioni, quindi collegamento forte con le regioni, con le ASL, per andare a fare non più nel futuro prossimo, che sarà il FAMI 21-27, azioni come abbiamo fatto, sperimentali, pending e tanti, tanti progetti che oggi vedo anche partecipanti, perché abbiamo fatto una bella rete, poi si è creata fra i progetti beneficiari di questo avviso. Questo è importante, questa è un'altra cosa importante da dire. Noi abbiamo voluto, noi Ministero Interno, ma se abbiamo avuto accanto il Ministero della Salute, l'onorevole Zampa, che io saluto e ringrazio per il grande supporto che ha dato anche l'INMP e tutta la parte chiaramente di competenza istituzionale. Il Ministero dell'Interno è un'autorità di gestione, non può fare nulla su ambiti che non sono di propria competenza, ma lo può fare sostenendo. Allora, l'accoglienza è qualcosa che è di competenza diretta a livello di centri di accoglienza del Ministero, ma dove devono entrare tutti gli altri attori? Istruzione, sanità, lavoro, devono entrare a pieno titolo. Ora, queste connessioni fra sociale e sanitario sono anche la chiave del futuro sviluppo dei piani del PNRR. Queste case di comunità o attivano degli interventi di medicina territoriale forti che riescano a connettere queste esigenze, perché è importantissimo. Quindi è importante che la prossima programmazione 21-27, che come dicevo prima nasce dalle risultanze di queste progettualità, nasce da quelle che sono state le criticità, anche non solo le cose positive, le criticità manifestate. Noi ci siamo incontrati, abbiamo fatto questa rete, abbiamo mantenuto grazie a tutti gli attori, a tutti gli enti beneficiari di questo avviso un collegamento stretto, andando a anche condividere iniziative. Abbiamo condiviso anche la possibilità di strumenti come una rivista, la rivista che ha fatto IPRS Dromo, dove abbiamo cercato di far veicolare sempre di più all'esterno quelle che sono le attività, perché questo è importante: diffondere, far conoscere, informare. Questa è un'altra valvola chiave, un altro nodo. L'altro nodo è l'ascolto dei migranti, la partecipazione diretta, la necessità di ascoltare direttamente e coinvolgere direttamente le comunità dei migranti, le diaspore, per andare a capire che cosa fare e come farlo meglio. Quindi questo è il nostro intento. Il nostro intento rispetto a questa zona è dare a questi interventi e dare continuità a quello che è stato fatto con Pending, a quello che è stato fatto con gli altri progetti, e inserirli in piani regionali, li chiamiamo così. Il nuovo FAMI prevederà dei piani regionali fatti chiaramente con una regia nazionale del Ministero della Salute, di NMP, di tutti gli attori, noi insieme a loro, per andare a strutturare non delle sperimentazioni a Roma piuttosto che a Palermo piuttosto che a Milano, ma cercare di farle a livello nazionale per sostenere questa problematica, il supporto alla presa in carico delle vulnerabilità psicofisiche. E lo dobbiamo fare tenendo ben presente quello che si va a scrivere nel PNR, quello che si va a progettare. Ha detto il direttore dell'Agenas che a maggio firmeranno questi accordi con le regioni. Allora le regioni, nel momento che faranno i piani regionali del FAMI, dovranno scrivere che cosa col FAMI andare a fare all'interno delle case comunità, all'esterno delle case comunità, ma in un ambito di un piano integrato di risorse e di azioni. Questo è fondamentale. Quindi diciamo, siamo qui, non finisce qui, continueremo a lavorare insieme, ad ascoltare i territori, perché questo è fondamentale fare, e altrimenti non andiamo avanti. Questo progetto è una restituzione forte di grandi passi avanti fatti. Questi passi avanti fatti infatti devono permetterci di continuare ad andare avanti in queste direzioni. Quindi grazie a tutti, io rimango in ascolto, molto interessata a quello che voi sarete per
rappresentare. Grazie, grazie a tutti e saluto tutti. Grazie Assunta, come insomma sarà chiaro ti inviteremo ad accettare anche la sfida di ripensare i budget di salute per i migranti, che sarà la seconda parte di questa mattinata di lavoro che abbiamo sperimentato sempre grazie all'ASL di Salerno nel come servizi di Salerno, che ci pare sia in linea con la scelta nazionale di lavorare su questo strumento di integrazione sociosanitaria, e sia proprio con l'esperienza maturata nel lavoro con i migranti, ma di questo parleremo dopo. Hai ricordato l'onorevole Zampa, volevo dire che era previsto un saluto l'onorevole Zampa, responsabile degli aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali e alle altre attività istituzionali nazionali del Ministero della Salute, e notoriamente molto attenta ai temi della migrazione e della salute dei migranti. L'onorevole Zampa tirerà le conclusioni di questa mattinata di lavori, quindi l'ascolteremo alla fine e non all'inizio di questa mattinata di lavoro, e quindi a questo punto posso passare la parola con grande piacere a Giovanna Storti, che dirige l'area integrata della fragilità dell'ASL di Salerno e che in realtà è il vero motore di tutta questa attività che l'ASL sta facendo sui migranti, e che ha avviato per l'appunto il progetto Pending, di cui oggi noi raccontiamo un aspetto, sostanzialmente quello che ci ha visto, diciamo, coinvolto con la Vanvitelli in questa ricerca, che credo, e lo diranno credo le colleghe molto meglio di me, ha un suo carattere di unicità nel panorama nazionale, ma Pending è stato anche altro. Giovanna, a te. Grazie mille per la parola e anche per la collaborazione. Sì, rapidamente racconto Pending, che ma oggi ricordiamo, raccontiamo e discutiamo solo di un aspetto del progetto. Pending è stato un progetto che ha iniziato il nostro rapporto di le nostre attività di sensibilizzazione, di formazione per una presa in carico multiculturale appunto degli immigrati forzati presenti sul nostro territorio e quello di Avellino. Un partenariato formato da ASL Avellino e ASL Salerno, con l'IPDS e Fondazione Santa Lucia come partner, insieme a Civis e la Rada. Nel dettaglio delle attività le andremo a fare lunedì prossimo per la giornata conclusiva. Abbiamo tenuto a farla il 28 come giornata conclusiva in termini delle attività del progetto, data di scadenza del progetto. Il nostro progetto quindi è intervenuto proprio nello spirito che ci presentava Assunta Rosa del FAMI, che insieme a tanti altri progetti a livello nazionale ci siamo operati per sensibilizzare, attivare e sostenere i colleghi della salute mentale per la presa in carico degli immigrati forzati, per l'elaborazione e la gestione dei loro stress post-traumatici, ovviamente vissuti perché tutti ormai sappiamo come, in che condizioni sono arrivati nelle nostre strutture, ma sostenere anche gli operatori dei CAS e appunto dei centri di accoglienza sia di primo e secondo livello nella gestione del disagio psicologico e psichiatrico. Ma anche lavorare con gli stessi immigrati mettendo a disposizione per esempio il numero verde o le app in multilingue o laboratori di educazione alla salute per anche informarli sulla educarli nella gestione della propria salute, quindi nell'attenzionare il proprio corpo a prendere coscienza di un evidente disagio o malessere. Altro elemento molto forte di Pending è stata la messa a disposizione di mediatori culturali che hanno aiutato tantissimo gli operatori nel comprendere e nel condividere la comunicazione con gli immigrati, e mediatori culturali che man mano che si andava avanti abbiamo messo anche a disposizione anche al presidio, anche all'Università di Salerno, al Ruggi d'Aragona, con un protocollo d'intesa abbiamo messo a disposizione mediatori al pronto soccorso,
che hanno aiutato tantissimo nel comprendere il malessere per poi poter intervenire. Quindi un progetto di grande successo, di grande entusiasmo, che ci ha portato a produrre tante altre idee progettuali che, messe a disposizione i fondi FAM del Ministero dell'Interno, abbiamo utilizzato con grande piacere, proprio perché si è smosso c'è stata quest'onda di questa ventata di novità e di forte sostegno per gli operatori che si sono trovati nella problematica dell'immigrazione, quindi con l'accoglienza di questa nuova tipologia di utenze, una grande sfida. Poi la ricerca che ci ha portato a questo incontro con la Vanvitelli, e quindi anche scoprire questa modalità scientifica di rilevare il dato, di poterlo elaborare e quindi poterlo restituire agli stessi colleghi. Io parlo di colleghi sia istituzionali delle ASL che ormai gli operatori dei CAS, che è vero che sono terzo settore, ma sono colleghi nella presa in carico appunto di questa nuova utenza. E quindi con questo confronto col mondo scientifico, che comunque ci ha portato a queste grandi riflessioni sulle modalità della presa in carico, e spero che tra l'altro possiamo comunque utilizzare questi dati anche con gli altri progetti che teniamo in essere, per cross learning e tutto un capacity building, ma che comunque utilizziamo per appunto per accettare e mettere in campo, grazie alla collaborazione di Giulio Corrivetti, che ci ha supportato e supportato anche molto spesso con la dottoressa Fiocchi, il coordinamento sociosanitario, a questa sperimentazione del bilancio di salute sugli immigrati. La sperimentazione sul bilancio di salute, sulla questione, sulla patologia psichiatrica, ma considerando il fattore fondamentale, la presa in carico di un immigrato per cui non ha tutte le condizioni di un cittadino italiano, ma che comunque ha la necessità di essere reinserito nel nostro tessuto sociale e lavorativo. E questo ci ha consentito anche ad avere anche grossi rapporti, quindi di un'integrazione reale sociosanitaria anche con tutti gli altri stakeholder del territorio, dal Tribunale al Ministero di Grazia e Giustizia, al Tribunale per i Minori, allo stesso Ministero dell'Istruzione con l'istituzione dei CPIA, e quindi uno strumento estremamente utile per gli immigrati per imparare l'italiano e per acquisire anche quei titoli necessari formativi per poter entrare nel mondo del lavoro in maniera estremamente dignitosa, con il supporto quindi psicologico e psichiatrico, e quindi per un inserimento sano, o perlomeno col nostro concetto dell'essere sano, all'interno del nostro tessuto sociale. Un grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori e a tutto il mondo che ho conosciuto, un grazie agli operatori che abbiamo preso grazie al progetto, e quindi ci siamo potuti avvalere. Purtroppo abbiamo una carenza, però abbiamo avuto la possibilità di questa ventata giovanile, di questi nuovi professionisti che si stanno immettendo nel mondo del lavoro. Parlo delle tre psicologhe di cui si è avvalso appunto il PRS per la somministrazione dei questionari, quindi parlo anche di tutto il mondo del terzo settore che si è reso disponibile, si è messo in discussione insieme ai colleghi della salute mentale, che su indicazione di Giulio Corrivetti, ma anche con una loro grossa propensione verso le sfide, e si sono messi a disposizione della realizzazione del progetto della ricerca. Grazie ancora a tutti, passo la parola per recuperare un po' di tempo che abbiamo perso.
Sì, grazie Giovanna, io appunto mi lungo oltre, voglio passare la parola a Silvana Calderisi, Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che come detto ha dato un grandissimo contributo non solo al disegno della ricerca, alla definizione degli strumenti di lavoro e all'analisi dei dati, quindi a lei e allo staff della Vanvitelli, il piacere di presentare i dati. Voglio solo aggiungere che durante questo lungo periodo, questo progetto in cui abbiamo fatto tante cose e anche questa ricerca, che è stato anche un periodo di Covid, con grande apprensione, e se ne parlerà, penso anche nelle restituzioni dei dati, con grande apprensione anche per quella che poteva essere le condizioni di salute, non solo psichiche, ma anche fisiche dei migranti nei centri di accoglienza. Il progetto Pending ha anche contribuito a sostenere i centri di accoglienza, grazie ai fondi FAMI, naturalmente, i centri di accoglienza, sostenendoli anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, un sostegno psicologico a distanza. Insomma, abbiamo cercato anche in questo di riorganizzare parzialmente il lavoro alla luce di questa emergenza anche in questa direzione. E devo dire, mi pare con qualche risultato. Grazie ancora, passo la parola veramente a questo punto a Silvana Calderisi. Grazie Raffaele, grazie dottor Bracalenti. Io desidero in primo luogo ringraziare tutti gli organizzatori e tutti gli attori di questo progetto, che a mio avviso ha un grande valore, non solo dal punto di vista della ricerca, ma anche dal punto di vista sociale e anche come esempio della possibilità di stabilire delle sinergie tra le diverse componenti della nostra società, del nostro mondo clinico scientifico, che non è proprio frequentissimo vedere in campo. Sinergie che ci hanno consentito di affrontare, come diceva anche Raffaele Bracalenti poc'anzi, anche momenti estremamente difficili che in alcune fasi sembravano poter mettere in discussione il progetto, i suoi tempi, i suoi risultati, ma in realtà veramente abbiamo tutti noi fruito di uno spirito di collaborazione, anche di una motivazione estremamente importante per comunque portare avanti un'iniziativa che ancora una volta riteniamo di estrema importanza. Noi abbiamo visto in campo Ministero dell'Interno, abbiamo visto in campo ASL, abbiamo visto in campo istituzioni, ONLUS e la stessa Università Vanvitelli. E io ringrazio anche tutti i miei collaboratori per quanto hanno voluto appunto esprimere in questo progetto. Come hanno ricordato, sono professore ordinario di psichiatria presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. La questione, diciamo, dei migranti nel corso della mia carriera è stata per me di particolare rilevanza, soprattutto quando ho rivestito questo ruolo di coordinamento della psichiatria europea, epoca in cui mi sono confrontata con molte società nazionali che, come l'Italia, sono in prima linea nella problematica appunto delle migrazioni e che pertanto appunto mi hanno sensibilizzata nei confronti del problema, per cui con molto piacere ho accolto poi la richiesta di Giulio Corrivetti, che ringrazio, Raffaele Bracalenti, Giovanna Storti, di essere parte attiva appunto con il mio gruppo di lavoro in questo progetto. Non rubo altro tempo al prosieguo dei lavori e introduco la prima relatrice della sessione dedicata ai risultati della ricerca, la professoressa Armida Mucci, professore ordinario di psichiatria presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Armida Mucci dirige la scuola di specializzazione in psichiatria e io devo dire che per i nostri specializzandi anche queste sono opportunità importanti di crescita e di formazione. Armida Mucci è anche coordinatrice del dottorato di ricerca in scienze mediche, cliniche e sperimentali di questa stessa università, oltre a essere delegata del rettorato per tutte le questioni che riguardano i dottorati di ricerca dell'Ateneo. Armida Mucci ha rivestito anche molti incarichi di responsabilità in diverse società internazionali, qui voglio però ricordare il suo ruolo di presidente della Società Italiana di Riabilitazione
psicosociale, ruolo che riveste dal 2021. Armide è anche presidente della Schizofrenia Network, un network di ricerca dedicato appunto ai disturbi psicotici dell'European College of Neuropsychopharmacology. Ha una vasta esperienza in molti settori clinici e di ricerca e oggi appunto ci parlerà proprio del disegno della ricerca nell'ambito pending. Prego Armida. Grazie Silvana, grazie della presentazione, grazie a tutti per l'organizzazione di questo convegno e dello studio che veramente ci ha visto insomma condividere un'esperienza molto importante. E vado subito alla presentazione, condivido lo schermo. Il mio compito è quello di presentare un po' il disegno dello studio, come mai abbiamo, quali strumenti, insomma, come cosa abbiamo fatto in questo studio e quali erano gli obiettivi di questo studio e da cosa partiva il disegno dello studio stesso. Quindi innanzitutto ricordo, ne abbiamo parlato già, ma cosa si intende per migranti forzati? Sono milioni di persone che ogni anno sono costrette a migrare intraprendendo viaggi spesso molto pericolosi e all'ordine del giorno la perdita di vite umane in questi viaggi a causa appunto di crisi umanitarie, no? Degli ultimi anni, della persistenza di condizioni di guerra nei loro paesi e della violazione sistematica dei diritti umani in molti paesi da cui loro provengono. Queste persone sono definite migranti forzati, cioè sono persone che a causa delle situazioni di pericolo, cioè guerre, persecuzioni, carestie molto gravi, quindi catastrofi naturali, si spostano dal paese di origine senza poter spesso scegliere né come spostarsi né la destinazione della loro migrazione. Quindi sono persone sottoposte a molteplici traumi sia prima che durante e che spesso purtroppo, come sappiamo, in alcuni campi anche dopo essere migrati. Vedete che si tratta di milioni di persone, questa fetta di migranti forzati che non si trasferisce solo in modo forzato da una regione all'altra del proprio paese, ma migra in paesi di culture completamente diverse. Questa è la fascia di popolazione che ci interessa per questo studio. L'Europa è uno dei punti di arrivo scelti da molti milioni di migranti forzati e vedete 93 milioni di migranti nel 2020 in Europa, quindi stiamo parlando di una quantità di persone, di arrivi molto importante. Ovviamente questi non sono solo gli arrivi nel 2020, sono la presenza di migranti in Europa. Ovviamente nei paesi critici dove queste condizioni che abbiamo detto, cioè le guerre, le carestie, la povertà, la persecuzione, è maggiore la quota di persone che lascia i paesi rispetto a paesi come gli occidentali, che ovviamente l'Europa, gli Stati Uniti, in cui ovviamente la quota di migranti, immigrati, supera di gran lunga quella dei migranti. In Italia si è registrato, come vedete, un incremento progressivo negli ultimi anni di sbarchi e di arrivi di migranti forzati e i paesi di provenienza, questi sono diciamo, i beneficiari dei centri di accoglienza per il 2020, dati ufficiali, vedete che i paesi da cui provengono maggiormente sono la Nigeria, il Pakistan, altri paesi africani, no? Tra cui il Mali e così via. Quindi
paesi che, come sappiamo, hanno condizioni di vita, di pericolosità, di persecuzione molto, molto elevata. Quindi sono persone che arrivano e cercano qui rifugio, chiedono asilo o vengono già riconosciuti come rifugiati politici perché provengono da situazioni drammatiche dai loro paesi, nei loro paesi. In Campania sicuramente sapete che c'è stato un cambiamento nella legislazione che riguarda i migranti e ovviamente i centri di accoglienza in cui erano richiedenti asilo per lo più senza distinzione tra quelli che già avevano diritto e quelli che invece diritto di essere considerati rifugiati, insomma riconosciuti, quindi avevano una situazione più definita, e ci sono altri invece che sono in attesa di essere appunto di avere un riconoscimento del loro diritto ad essere rifugiati nel nostro paese. E vedete che sono negli ultimi anni ridotti le percentuali di persone che stavano nei centri di accoglienza a favore di quelli che sono invece i centri in cui si accolgono le persone che hanno già una situazione più definita. Il progetto si chiama Pending anche per questo, perché sono delle persone che sono in attesa di avere una definizione maggiore, e la maggior parte delle persone che stanno nei nostri centri di accoglienza hanno ancora uno stato, diciamo, di non riconoscimento del loro diritto ad essere accolti in modo più permanente, quindi a poter essere non più pending, cioè non più in attesa di questa sentenza, no? per loro. I fattori di rischio per la salute mentale che sono riconosciuti in letteratura sono da dividersi in quelli pre-migratori, quelli perimigratori e quelli poi della post-migrazione, quindi che subiscono nei paesi di arrivo. Ovviamente quelli pre-migratori sono legati appunto ai gravi motivi per cui queste persone sono migranti forzati, cioè motivi politici, persecuzioni etniche, religiose, la salute dei migranti forzati. C'è qualcuno che mi dice qualcosa? Sentite bene? Sì, c'è qualcuno che per errore ha il microfono aperto, okay. Arvita, suggerirei di continuare. Ok. Quindi l'estrema difficoltà economica, no? Mancanza di risorse per i bisogni di base. Quindi questi sono fattori, tutti fattori di rischio, perché sono traumatizzanti per le persone, fattori di rischio per la salute mentale. Quelli per i migratori sono proprio, come sappiamo, no? A volte le persone perdono la vita, se non perdono la vita, talora hanno danni importanti sia fisici che psicologici, perché possono subire violenza. Per esempio nelle donne migranti la violenza sessuale viene riportata purtroppo frequentemente nel lungo percorso di migrazione. Estorsione, queste persone spesso sono private di tutti i loro averi, quel poco che hanno e che portano con sé. Condizioni di pericolo di vita durante la migrazione, no? Sapete che spesso usano barche inadeguate, piene di persone, quindi veramente molto rischiose, assistono alla perdita di loro cari, quindi queste condizioni anche della migrazione sono a loro volta possibili eventi stressanti, traumatici, che vanno a sono fattori di rischio importanti per la salute mentale. Nonché la detenzione, no? A volte vengono messi proprio detenuti fin quando, in alcuni paesi, fin quando non si definisce la loro possibilità di restare nel paese. I fattori di rischio post-migratori sono importanti anche perché sono quelli che, come vedremo, sono associati anche allo sviluppo di disturbi mentali più gravi,
e cioè l'incertezza sulla domanda di asilo, se viene accolta, le preoccupazioni per i familiari che sono rimasti indietro nel paese di origine, la ridotta integrazione sociale, le difficoltà economiche che spesso queste persone affrontano stando qui nei nostri paesi, diciamo, di approdo, lo stress transculturale, cioè sono persone che spesso non parlano la lingua del paese dove migrano, hanno difficoltà di acculturazione perché hanno valori, culture completamente diverse, quindi sono questi elementi di isolamento, di difficoltà nel poter anche costruire una rete sociale o ricostruire una rete sociale, e lo status sociale di svantaggio, no? Quindi disoccupazione spesso, o comunque lavori precari, lavori molto poco pagati, no? Quindi proprio difficoltà economiche in generale. La discriminazione, no? E l'isolamento sociale che sono all'ordine del giorno, una mancanza di supporto sociale che avrebbero nei paesi di origine, e le aspettative pre-migratorie non soddisfatte. No? Pensate che alcuni di loro vedono proprio l'approdo in questi nostri paesi come la realizzazione anche di una loro possibile vita migliore, e invece arrivano e si trovano esposti a condizioni precarie, a condizioni molto difficili. Quindi andiamo a vedere quali sono, per le varie patologie più frequentemente osservate in queste popolazioni, i fattori più importanti. Vede, per quanto riguarda il disturbo post-traumatico da stress, che è sicuramente uno dei disturbi più frequenti in questa popolazione di migranti, è più frequente nel sesso femminile. Ci sono i traumi, diciamo, i fattori pre-migratori e perimigratori sono di gran lunga maggiore di quelli post-migratori. Ovviamente quelli post-migratori possono perpetuare la durata del disturbo, ma quelli peri e pre-migratori sono quelli più importanti, cioè l'aver subito tortura, violenza politica nel paese di origine, traumi, no? Vari che sono legati all'aver assistito alla perdita di familiari, alla uccisione di amici, oppure perdita della casa, dei loro averi, eccetera. Quindi tutti questi fattori pre-migratori e perimigratori, anche le condizioni, come abbiamo detto, non possono essere molto traumatiche, la violenza, no? Immaginate la violenza sulle donne, anche sessuale, e la violenza psicologica che spesso questi, come dire, coloro che li trasportano operano su queste persone. Quindi questi sono fattori associati al disturbo post-traumatico da stress. Disturbi depressivi e disturbi d'ansia, che spesso sono in comorbidità, sono invece legati a fattori quali, per esempio, il grado di istruzione, i traumi subiti, anche questi, lo status di richiedente asilo e lo status economico, quindi la precarietà delle condizioni di vita. Le difficoltà linguistiche, quindi l'isolamento, le difficoltà di poter vivere, no? E di poter comunicare efficacemente. Tenete presente peraltro che queste difficoltà sono anche le barriere per chiedere aiuto, cioè quando le persone, i migranti si trovano in una situazione di depressione grave, anche poter chiedere aiuto è difficile per loro. Quindi i fattori, diciamo, pre-migratori e perimigratori sono minori o uguali a quelli post-migratori. La depressione può persistere, si calcola, fino a 10 anni. No? Quindi è chiaro che i fattori post-migratori sono in causa. L'ansia può persistere circa 4 anni. Questi sono alcuni studi, non è che abbiamo i dati completi, però sono degli studi importanti, longitudinali, che hanno visto che i fattori post-migratori poi mantengono questa popolazione in una condizione di
maggiore rischio di disturbi mentali gravi. La psicosi, no? Uno dei disturbi mentali più gravi, no? Nel consultorio ombrello di psicosi includiamo molti diciamo, disturbi che sono appunto disturbi più frequenti nel sesso maschile e che sono associati allo status stesso di migrante, al processo migratorio e a tutti i fattori post-migratori che sono discriminazione e isolamento sociale. Sono fattori negli studi epidemiologici riconosciuti come molto importanti, tanto che la psicosi è qualcosa che è molto più frequente nei migranti in generale, anche in quelli che sono nati nel nostro paese, ad esempio nei vari paesi occidentali, anche nelle seconde, quindi generazioni. Quindi sono anche qui i fattori premigratori, perimigratori e postmigratori sono, diciamo, importanti tutti e addirittura sono più importanti per questa patologia quelli perimigratori e postmigratori, cioè la discriminazione, l'isolamento, il processo migratorio stesso sono molto importanti. L'uso di sostanze, ovviamente questo varia moltissimo per quanto riguarda il contesto in cui le persone sono, per esempio nella permanenza nei campi è molto più frequente rispetto a quando c'è un'accoglienza in comunità. Ovviamente può essere causato dal trauma come automedicazione, spesso in comorbilità con il disturbo post-traumatico da stress e spesso legato a dinamiche di marginalizzazione, per cui le persone afferiscono a gruppi marginali anche di delinquenza e quindi spesso questo favorisce lo sviluppo di uso di sostanze. Queste sono, diciamo, le review sistematiche, quella più antica e quelle più recenti, in cui vedete che la frequenza di questi disturbi è piuttosto elevata e sicuramente si attesta intorno a diciamo, percentuali elevatissime per quanto riguarda il disturbo post-traumatico, la depressione. Ovviamente tenete presente che questi studi precedenti, questa periodo del 2005, include degli studi che erano poco numerosi, erano ancora poco, come dire, metodologicamente meno rigorosi. E se vediamo quelli un po' più rigorosi, più recenti, vediamo che ci sono frequenze molto allarmanti. Anche la psicosi per fortuna è un disturbo raro, no? Di per sé, intorno nella popolazione generale ci sono stime dell'1% insomma, di persone che possono avere un disturbo psicotico, ma sono poi i disturbi che richiedono più investimento, utilizzo di risorse per la cura e sono quelli che più frequentemente arrivano alla cronicità, no? al maladattamento, alla presenza di disabilità significative. Quindi pur essendo un disordine raro, il fatto che raddoppi la frequenza o sia attestata su 1.5 fattore diciamo aumentando rispetto a quella della popolazione generale, comunque preoccupante perché sono disturbi che poi causano molta disabilità. L'uso di sostanze, vedete anche queste, sono molto variabili nei vari studi, in dipendenza proprio dai fattori che abbiamo detto, cioè anche il contesto di arrivo dei soggetti. Altri disturbi sono stati poco indagati, non abbiamo una stima di questi disturbi. La review sistematica di Blackmore del 2020 faceva bene il punto che la variabilità nelle stime di frequenza di questi disturbi è anche legata innanzitutto al paese di origine, perché evidentemente provenire dall'Africa forse ha dei fattori pre-migratori molto più gravi che quelli di altri paesi. Ancora
numero di soggetti studiati, quindi il campione studiato, se è minore di 200 ha una stima spesso un po' più elevata, maggiore di 200 comincia ad essere assestata comunque intorno al 30%, quindi stiamo parlando di un disturbo molto frequente. Vedete che tutti gli studi con una certa dispersione e eterogeneità, ma riportano una prevalenza molto elevata del disturbo post-traumatico da stress. Lo stesso per quanto riguarda i disturbi d'ansia. I disturbi d'ansia sono meno frequenti in questa popolazione dei disturbi post-traumatici da stress, ma rispetto alla popolazione generale, vedete, questa è la linea che ci dice se è aumentata rispetto alla popolazione generale. Sicuramente è aumentata, c'è molta eterogeneità nei vari studi anche in relazione al tipo di interviste condotte, come sono state condotte, se con nel linguaggio naturale del soggetto oppure con l'ausilio dell'interprete o appunto con una lingua che viene parlata dal migrante. La regione è sempre importante, alcune di queste patologie sono più rappresentate nei migranti che vengono da paesi asiatici. E ancora i disturbi depressivi. Vedete che i disturbi depressivi disturbi d'ansia e depressivi sono cosiddetti disturbi mentali comuni, nel senso che anche nella popolazione generale sono molto frequenti, ma vedete che c'è sicuramente un aumento, anche qui con una certa eterogeneità, vedete, in relazione al tipo di campione studiato, in relazione anche alla durata della permanenza nel paese di arrivo, no? Se è maggiore la durata di permanenza, purtroppo, vedete, questi fattori post-migratori hanno trovato un aumento di questi disturbi. Questi sono i dati di una review sistematica pubblicata nel 2019 su disturbi psicotici in questa popolazione. Quello che è importante notare è che non vediamo la frequenza del disturbo nella popolazione, ma l'aumento del rischio di avere un disturbo psicotico, e 1.5 di aumento del rischio è sicuramente molto preoccupante, vi ripeto, anche perché questi sono disturbi con un impatto sulla qualità di vita, sull'adattamento delle persone molto molto importanti. Ovviamente gli studi sono pochi, quelli che potevano essere inclusi in questa meta-analisi perché avevano una metodologia buona, e c'è una certa eterogeneità, ma sono appunto pochi gli studi, quindi è importante che si vada a vedere con ulteriori studi. Per i disturbi psicotici la migrazione è un fattore di rischio, così come lo è il consumo di cannabis, l'urbanizzazione e le complicazioni perinatali. Quindi questo aumento proprio del rischio di sviluppo della patologia psicotica è molto importante. I rifugiati, i richiedenti asilo hanno molti fattori di rischio, quindi sia essere migranti, sia spesso passare da un ambiente rurale a quello urbano, sia l'aver avuto complicazioni perinatali nei paesi di provenienza, spesso le condizioni in cui si partorisce non sono le migliori, e così via. Quindi queste persone, poi se sviluppano anche un disturbo di uso di sostanze, possono essere veramente elevatissimo rischio di sviluppare dei disturbi psicotici. Quindi la valutazione di questi fattori di rischio diversi per i vari disturbi e per i disturbi psicotici possono dare, possono permetterci di mettere a punto interventi di prevenzione e cura diversi e specifici per evitare un outcome clinico e funzionale, cioè del funzionamento della vita reale, più sfavorevole, soprattutto per quei disturbi mentali gravi.
qui per darvi un'idea di altri aspetti che sono stati poco studiati e che sono uno dei, diciamo, delle novità introdotte dal studio Pending. Vedete che il funzionamento cognitivo generale delle persone, l'intelligenza misurata con un quoziente intellettivo, nei pazienti con psicosi è presente già nel periodo pre-psicotico, quindi già nei prodromi della psicosi. Sicuramente poi si aggrava quando c'è l'esordio psicotico, e però tra l'esordio e la fase cronica vedete che rimane abbastanza stabile. Quindi questi disturbi sono presenti già prima della psicosi franca e restano e si approfondiscono nella fase di esordio. Sono considerati da alcuni, almeno in una parte dei soggetti, come un fattore di rischio per lo sviluppo dei disturbi psicotici. Nei disturbi mentali gravi, anche quelli, diciamo, che sono disturbi affettivi, se ci sono aspetti psicotici, sicuramente il funzionamento cognitivo è più, diciamo, è maggiormente ridotto rispetto alla popolazione generale. Qui vedete la schizofrenia, che è al massimo della compromissione cognitiva, vedete i disturbi psicotici affettivi della depressione psicotica, e vedete il disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche. Tutti questi disturbi hanno significativa deviazione, clinicamente significativa per quanto riguarda poi il funzionamento nella vita reale, quasi una mezza deviazione standard è importante, in tutti questi disturbi. Quindi è importante che noi la psicosi la possiamo prevenire. Ancora i deficit neurocognitivi e della cognizione sociale, cioè di quegli aspetti della cognizione che ci permettono le interazioni sociali, hanno un impatto, e questo la letteratura ormai lo ha stabilito in modo quasi veramente univoco, hanno un impatto sul funzionamento nella vita reale dei soggetti con psicosi, con schizofrenia e con psicosi, con disturbi psicotici. Ancora, anche nei disturbi non psicotici, ma in generale nei disturbi psichiatrici, i deficit neurocognitivi e della cognizione sociale sono riportati trasversalmente e sono associati a una maggiore cronicità e severità dei disturbi stessi. I deficit poi della cognizione sociale possono mediare l'impatto dei disturbi neurocognitivi, che già di per sé impattano sul funzionamento, dando un ulteriore disagio a queste persone e rendendo più difficile l'integrazione e il funzionamento della vita reale, il funzionamento occupazionale, eccetera. Quindi è importante che noi teniamo presente che lo studio Pending ha voluto anche esplorare, oltre a tutte le diagnosi, quindi ha fatto un'intervista diagnostica completa, ha voluto anche studiare questi aspetti cognitivi. Quindi il progetto Pending ha avuto come obiettivi quello di acquisire dati quantitativi e qualitativi in merito alle condizioni di salute, al bisogno di tutela e di prevenzione e cura della salute mentale dei migranti forzati, mediante proprio uno screening basato sulla somministrazione di scale psicopatologiche e test cognitivi. Predisporre adeguate strategie di presa in carico del disagio e della malattia mentale in questi campioni di soggetti alla luce delle effettive vulnerabilità e potenzialità dei migranti. Il riconoscimento di quadri psicopatologici o di deficit cognitivi, con particolare riguardo a quelli che incidono sull'adattamento psicosociale, consentirà quindi di costruire efficaci percorsi di diagnosi e di cura e anche di prevenzione di disturbi mentali più gravi. Ringrazio tutti i ricercatori della Vanvitelli, dell'ASL di Salerno e dell'IPRS per aver raccolto i dati, nonostante le numerose sfide che sono state proposte dalla pandemia. Ringrazio le strutture, no, di accoglienza per aver collaborato e reso possibile lo studio, e i soggetti migranti che hanno fornito il loro consenso e partecipato allo studio.
E con questo passo la parola alla professoressa Gadrisi, che introdurrà Davide Palumbo, che ci presenterà i dati dello studio, i risultati di questo studio. Grazie per l'attenzione. Grazie Armida per averci fornito tutte le basi per inquadrare poi i risultati che ci verranno presentati adesso. Io comincio col presentare Davide Palumbo, psicologo clinico presso l'azienda ospedaliera universitaria dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, psicoterapeuta con formazione cognitivista post-razionalista, dottore di ricerca in scienze mediche, cliniche e sperimentali. Davide Palumbo ha maturato una notevole esperienza di docenza nell'ambito di numerosi corsi sia qui in ambito universitario che nell'ambito di iniziative ECM e in particolare ha mantenuto nel corso della sua attività un focus anche sulla ricerca relativa alla valutazione delle funzioni cognitive e all'applicazione delle tecniche di rimedio cognitivo nelle patologie psichiatriche gravi. Autore di diversi articoli scientifici e capitoli di libri, Davide, prego, a lei la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Gadrisi per la presentazione. Avvio immediatamente la condivisione dello schermo. Allora, io mi unisco innanzitutto ai ringraziamenti della professoressa Nucci, in particolare per chi si è occupato della fase di screening, quindi gli psicologi, gli specializzanti in psichiatria e gli psichiatri che hanno fatto un lavorone nel raccogliere tutti questi dati, anche in una fase molto delicata della situazione mondiale, di quella della pandemia Covid-19, e spostandosi di centro in centro per una grossa fetta della campagna. Tengo a sottolineare che l'analisi dei dati e l'elaborazione dei risultati è stata fatta sia da me che dalla dottoressa Federica Piras della Fondazione Santa Lucia. Allora, questa è una slide di presentazione di quello che sarà appunto il progredire della presentazione, scusate il gioco di parole. Questo l'ho fatta proprio perché rischia di essere un po' pesante la parte riguardante l'analisi dei dati e la presentazione dei risultati, cercheremo di essere più descrittivi possibili. Partiremo con una breve descrizione degli strumenti utilizzati per valutare le diverse variabili incluse nella ricerca. Ci sposteremo poi all'analisi dei dati, la presentazione dei dati della parte epidemiologica, per poi passare all'analisi dei dati e l'elaborazione dei dati sul questionario costruito ad hoc per il Covid-19. Sì, perché noi abbiamo iniziato questa ricerca un mondo fa, mi verrebbe da dire, perché diciamo non c'erano le mascherine ed erano aperte le discoteche e poi a un certo punto era tutto chiuso e quindi non potevamo entrare in quella fase di nei centri per fare valutazioni. In quella fase abbiamo pensato di costruire questo questionario per comprendere come migranti vivevano la fase 1 della pandemia. Ci sposteremo poi a una breve discussione e alle conclusioni e ai limiti della ricerca. Questi sono gli strumenti che abbiamo utilizzato. Li distinguiamo in tre macro aree, quella riguardante la psicopatologia, che trovate sulla sinistra, e parliamo appunto della CARMS, la Comprehensive Assessment at Risk Mental States, che abbiamo utilizzato per valutare la presenza di soggetti ad elevato rischio di esordio psicotico. Abbiamo poi utilizzato la Hopkins Symptom Checklist per valutare i livelli di ansia e depressione all'interno del nostro campione, l'Harvard Trauma Questionnaire 16 per valutare i livelli di trauma sperimentati dai soggetti e poi per la diagnosi abbiamo utilizzato la Mini per il DSM-4. Per quanto riguarda la cognitività, abbiamo utilizzato diversi test, dalla fluenza per categorie al Trial Making Test A e B, il Digit Symbol Coding per avere una misura della velocità di elaborazione. Per quanto riguarda la cognizione sociale, molto importante e precedentemente anticipata dalla professoressa Mucci, abbiamo utilizzato un test che valuta la capacità di riconoscere le emozioni facciali sul volto degli altri, appunto il Facial Emotion Identification Test, detto FAITE. Infine abbiamo utilizzato la scala del ragionamento viso-percettivo della Weisquart. Per quanto riguarda il Covid-19 abbiamo costruito un questionario ad hoc che più avanti durante il corso della presentazione illustrerò. Infine
abbiamo utilizzato la political terror scale. Che cos'è la political terror scale? È una scala di valutazione del livello di terrore di Stato e livello di pericolosità all'interno di un determinato Stato di essere esposti a violenza, a vera e propria violenza. La Political Terror Scale è una scala che Likert da 1 a 5, che viene appunto valutata da enti sovranazionali, dove i punteggi da 4 in poi indicano un elevatissimo livello di pericolo. Per quanto riguarda le analisi statistiche della parte epidemiologica, siamo partiti con un'analisi descrittiva delle prevalenze per il genere, per l'età, per l'istruzione, la nazionalità e per la diagnosi per disturbi psichiatrici all'interno del nostro campione. Abbiamo poi effettuato un'analisi delle correlazioni R di Pearson tra l'indice psicopatologico dei livelli di depressione e ansia, l'Hopkins che citavo precedentemente, e diverse variabili, tra le quali i livelli di trauma, il livello di violenza politica del paese di provenienza, appunto la political terror scale, la cognizione sociale e l'indice e la condizione globale, che ho misurato attraverso i test che ho precedentemente elencato. Infine abbiamo effettuato una regressione logistica per andare ad indicare quali fattori fossero associati alla presenza di un disturbo psichiatrico attuale. Sottolineo attuale perché la MINI ci dà sia la possibilità di diagnosticare disturbi psichiatrici in anamnesi, sia disturbi psichiatrici attuali. Noi ci siamo occupati esclusivamente dei disturbi psichiatrici attuali. Queste sono le caratteristiche del campione. Abbiamo reclutato 303 soggetti. Tengo a sottolineare che questi 303 soggetti dovevano parlare come criterio di inclusione, oltre alla loro lingua madre, ovviamente in italiano o in inglese, perché non abbiamo potuto essere agevolati da un mediatore culturale anche a causa della pandemia. E tutti questi soggetti dovevano essere maggiorenni. Potete vedere che la percentuale di maschi è la netta maggioranza, si attesta intorno a circa l'80%, l'età media è di 28 anni, con un'istruzione di circa 9 anni, quindi siamo più o meno al termine delle scuole medie inferiori, facendo riferimento alla nostra istituzione scolastica, e circa il 30% del campione, poco più, erano occupati per la maggioranza lavori servili, cioè nei campi agricoli. La media della political terror scale misurata attraverso la media, l'indice a questa scala da 10 anni fa a 5 anni fa è stata 4. Perché siamo andati a misurare dai 10 anni fa a 5 anni fa? Perché ipotizziamo che il viaggio migratorio e l'arrivo in Italia si attesta intorno a 5-6 anni, questo da letteratura. Quindi ci interessava capire da dove provenissero e come sono cresciuti all'interno di quello stato. La CARMS ha tirato fuori, diciamo così, 6 soggetti ultra high risk, circa il 2% del campione, quindi ad elevato rischio di esordio psicotico. Mentre dalla MINI troviamo appunto un 30% di soggetti che soffrono un disturbo psichiatrico. Lascio poi a voi leggere la media, la deviazione standard per tutte le altre scale. Per quanto riguarda le valutazioni cognitive, sono riportati punteggi grezzi. Riportiamo i punteggi grezzi perché è stato di fatto impossibile avere un punteggio standardizzato, un punteggio normativo, perché di fatto le persone arrivano da tantissimi paesi differenti dell'Africa o dell'Asia, motivo per cui era impossibile avere sempre punteggi normativi di tutte queste popolazioni e nella stragrande maggioranza dei casi in questi paesi non vi è proprio un punteggio normativo rispetto a questi indici di cognizione. Queste sono tutte le nazionalità rappresentate. Vedete subito a colpo d'occhio che la Nigeria fa da padrone. Tant'è che possiamo dire che per le persone provenienti dalla Nigeria, dal Gambia, dal Bangladesh e dal Pakistan superano il 70% della rappresentazione del campione totale. Per quanto riguarda i disturbi psichiatrici, abbiamo già detto che circa il 30% soffrono di un disturbo psichiatrico e sono così distribuiti. La tabella mostra le percentuali. Vedete che il disturbo post-traumatico da stress e il disturbo attuale insieme al disturbo di ansia generalizzata
più rappresentato all'interno del nostro campione. Per quanto riguarda i disturbi in anamnesi, c'è una forte prevalenza dell'episodio depressivo maggiore. Proprio come ampiamente osservato in letteratura, possiamo dire che nel nostro caso il post-traumatico da stress, i disturbi dell'umore, dello spettro ansioso, sono quelli più rappresentati. Passiamo quindi all'analisi delle correlazioni. Abbiamo associato, come dicevo prima, i livelli di sintomatologia depressiva ansiosa con diverse variabili, le variabili cognitive, il livello di pericolosità del paese di provenienza e l'arma al trauma questionnaire. I dati sono chiarissimi ed eclatanti, non si associano i livelli di sintomatologia depressiva ansiosa con le variabili cognitive, mentre per quanto riguarda la policarderoschemia, anche troviamo un'associazione, con i livelli di trauma c'è un'associazione fortissima che si attesta a 0.785. Questa è per quanto riguarda l'analisi della regressione logistica dei fattori associata con la presenza di un disturbo psichiatrico attuale. Questa analisi è stata condotta su 287 soggetti dei 303. Abbiamo preso tutti quei soggetti che avevano quindi tutte le variabili complete per poter effettuare l'analisi e possiamo notare che la disoccupazione rappresenta un fattore di rischio. Così come l'essere rifugiato, e qui ci vuole una piccola discussione che farò tra poco, ma soprattutto i livelli di trauma hanno un impatto enorme sulla possibilità di avere un disturbo psichiatrico attuale all'interno di questa popolazione. Perché parlavo di una piccola discussione intorno alla possibilità che l'essere rifugiato rappresenti un fattore di rischio? Perché siamo andati poi a vedere ma come mai ci appare questo dato. E abbiamo fatto un piccolo confronto tra le medie tra rifugiati e richiedenti asilo. I rifugiati nel nostro campione sono circa un quinto. E abbiamo visto che i soggetti rifugiati hanno punteggi alla politica al terror scale statisticamente superiori, significativamente superiori rispetto ai richiedenti asilo. Quindi sono quelle persone, ce lo si poteva aspettare, che vengono da paesi chiaramente più pericolosi. Infine ci siamo detti, proviamo a classificare, stratificare i soggetti in base a determinati variabili. Qui riportiamo la stratificazione per la scolarità. Quindi abbiamo diviso i soggetti in chi ha iniziato almeno le elementari, chi ha iniziato le medie inferiori, o le medie superiori, o l'università. Vedete che il gruppo più rappresentato sono i soggetti che hanno almeno iniziato le medie inferiori, 155. Per quanto riguarda la condizione globale, come da attesa ci troviamo un progredire, cioè maggiore il livello di scolarità, maggiore la capacità cognitiva. Qui vedete dei dati che sono da meno 0.66 a 0.87, già perché noi non avevamo la possibilità di standardizzare rispetto al campione normativo, ma potevamo fare un'altra procedura statistica e calcolare quelli che vengono detti Z-score. Che cosa sono? I Z-score sono dei punteggi che si ottengono andando a comparare la prestazione di ogni singolo soggetto con la prestazione media del campione a cui quel soggetto appartiene, quindi il campione della nostra ricerca. A quel punto, quando vedete il meno davanti a un punteggio, quel soggetto ha una prestazione cognitiva inferiore rispetto alla media. Quando c'è il più, in questo caso non c'è, ma quando non c'è il meno, potremmo dire, ha una prestazione cognitiva superiore alla media. Quindi nel nostro caso abbiamo elementari e medie inferiori con una prestazione cognitiva inferiore, nel caso degli elementari molto inferiore, l'università ha una prestazione cognitiva molto superiore. L'occupazione, vedete, sono i meno occupati sono le persone che hanno iniziato l'università, probabilmente perché parliamo di lavori nei campi agricoli, probabilmente perché chi ha iniziato l'università nel nostro campione sono molte donne e le donne tendono purtroppo a non lavorare, tant'è che dei 103 soggetti che lavorano pochissimi sono le donne. Anche per quanto riguarda il disturbo psichiatrico troviamo che a soffrire maggiormente un disturbo psichiatrico sono i soggetti, i 22 soggetti che avevano almeno iniziato l'università o le medie superiori. Anche questo dato merita più avanti una discussione. Mentre per quanto riguarda i livelli di ansia, depressione e di trauma, più o meno stiamo sulla stessa scia.
Ci siamo quindi chiesti, dividendo per queste categorie, come erano rappresentati i disturbi psichiatrici all'interno delle stesse. Nel caso delle elementari abbiamo una netta prevalenza del disturbo post-traumatico da stress, il 15% dei soggetti soffriva di questo disturbo, seguito dal disturbo d'ansia, 7,4%, e poi disturbi affettivi e disturbi psicotici, circa il 4%. Per quanto riguarda le dipendenze, invece, non c'erano soggetti che soffrissero di questo disturbo. Successivamente le medie inferiori. In questo caso a fare la padrone sono i disturbi affettivi, seguiti da disturbi d'ansia, e ancora una volta disturbi psicotici sono molto rappresentati, il 4%, che comunque rispetto alla popolazione in generale non è poco, uguale post-traumatico da stress, e infine il 3,2% le dipendenze. Le cose cambiano dalle medie superiori in poi. Infatti i disturbi psicotici sono molto meno rappresentati. Ci ricordiamo che in questa campione la cognitività è migliore, mentre ad essere maggiormente rappresentati sono i disturbi d'ansia con il 19,2% e i disturbi affettivi con l'11%, seguito dal post-traumatico da stress 6,9% e infine le dipendenze. Per quanto riguarda l'università, abbiamo disturbi d'ansia al 13,6%, post-traumatico e dipendenza allo stesso livello, mentre i disturbi affettivi e i disturbi psicotici non sono rappresentati. Per una breve discussione di questa prima parte della ricerca, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che tra i migranti forzati residenti nei centri di accoglienza in Campania, circa un terzo, quindi una percentuale molto elevata, presenta un disturbo mentale conclamato. La frequenza del disturbo post-traumatico da stress, la depressione e dei disturbi psicotici risulta più alta che nella popolazione in generale, mentre è paragonabile per quanto riguarda gli altri disturbi. Possiamo anche dire che maggiori livelli di trauma e la disoccupazione possono essere considerati fattori di rischio per la presenza di un disturbo psichiatrico attuale. Allo stesso modo lo status di rifugiato, ma questo probabilmente perché in relazione alla provenienza da paesi maggiormente a rischio. Possiamo dire infine che le nostre stime risultano inferiori rispetto a quanto riportato nella letteratura scientifica sull'argomento, ma con attenzione possiamo specificare che sono compatibili con quegli studi svolti nei paesi ad alto reddito, con un maggiore rigore metodologico, quindi un campione maggiore a 200 soggetti, con interviste diagnostiche validate, e con quegli studi in cui vi è l'assenza di un interprete o mediatore culturale, perché è riportato in letteratura che lì dove c'è un interprete o un mediatore culturale, la percentuale di disturbo psichiatrico conclamato è decisamente maggiore. Inoltre, maggiori livelli di depressione e ansia riscontrati nei migranti forzati sono fortemente associate con i livelli di trauma. E così la bassa scolarità e lo scarso funzionamento cognitivo sembrano essere fattori di rischio per i disturbi psicotici e per la depressione maggiore. Infatti, nel campione di università e scuole medie superiori che avevano capacità cognitive maggiori, i disturbi psicotici quasi non erano riportati. A nostra conoscenza, questo è il secondo lavoro italiano con un campione di più di 200 migranti, quindi può contribuire a gettare luce su un argomento molto vasto e molto complesso. Lo studio individua alcuni fattori, soprattutto sottolineo, come ci potevamo aspettare, i livelli di trauma che possono contribuire all'insorgenza di un disturbo psichiatrico all'interno di questa popolazione, e contribuisce quindi a poter progettare possibili azioni preventive e interventi precoci per evitare sia l'insorgenza di un disturbo psichiatrico, lì dove ancora non è quando i soggetti arrivano nel nostro paese, sia per prevenire la disabilità funzionale e favorire l'integrazione sociale. Passo alla seconda fase di questa presentazione, ovvero l'analisi relativa al Covid-19, cioè a come i soggetti hanno vissuto questa fase delicata della loro esistenza, della nostra esistenza, direi. Siamo partiti sempre con analisi descrittive delle risposte al questionario.
Ci siamo poi spostati su un'analisi delle correlazioni R di Pearson, sempre tra l'indice psicopatologico, l'Hopkins, dei livelli di depressione e ansia, con quattro item del questionario che misuravano i livelli di paura legati indirettamente alla pandemia di Covid-19. Infine abbiamo effettuato una regressione logistica per esaminare quali fattori fossero associati alla presenza del disturbo psichiatrico attuale, potendo anche inserire alcuni aspetti emersi dal questionario. Questo è il questionario, come l'abbiamo impostato, come l'abbiamo pensato. Si divide nelle piccole sezioni. Nella prima parte ci chiedevamo se ci fossero state situazioni di rischio durante il picco di Covid-19. Come vedete, situazioni di rischio non ci sono state, appena il 2% ha avuto un contatto ravvicinato con un individuo con infezione confermata. Così solo il 5% ha avuto un contatto indiretto con un individuo con infezione confermata da Covid-19. Ho dimenticato di sottolineare che in questo caso il campione è di 199 soggetti, semplicemente perché all'inizio il Covid non c'era. Quando il Covid c'è stato, a quel punto abbiamo pensato il questionario, l'abbiamo iniziato a somministrare e le prime valutazioni erano già state effettuate. Per di più, possiamo notare che le conoscenze circa il Covid-19 erano elevate anche nella prima fase della pandemia. Infatti i soggetti ben sapevano che le cosiddette goccioline erano un veicolo per l'infezione, il 93,5% si dice d'accordo a questa ipotesi, così come il contatto con oggetti contaminati, che il Covid si trasmettesse per via aerea, e così come sapevano bene che il numero di guariti era aumentato nel momento in cui il questionario era stato somministrato, perché subito dopo la fase del lockdown, chiamiamola così. Per quanto riguarda le fonti di informazione, oltre all'onnipresente internet, che circa il 41% dei soggetti si informava così, segue subito dopo gli operatori, che evidentemente all'interno di queste strutture hanno continuato a svolgere un lavoro importante, tanto che queste persone andavano da loro per informarsi, nel 30% dei casi. Poi, riguardo alle conoscenze sul Covid, i soggetti si dicevano soddisfatti delle informazioni ricevute. Questa è una scala Likert da 1 a 5, quindi 5 è il punteggio massimo, qui ci attestiamo su 4.38. Avevano una fiducia elevatissima degli operatori, quasi 5, quasi il massimo. Erano preoccupati che i familiari potessero essere infetti nei loro paesi di origine, ma soprattutto avevano dei comportamenti, almeno riferisco di aver avuto dei comportamenti perfetti per evitare l'infezione. Si coprivano la bocca durante tossi e starnuti, evitavano di condividere gli utensili durante i pasti, si lavavano le mani, indossavano la mascherina, eccetera. Per di più potete vedere che le ore trascorse all'interno del centro per evitare l'infezione nel 70% dei casi circa era quasi la totalità della giornata. Chi ha continuato a lavorare? Il 12,1% dei soggetti ha continuato a lavorare anche durante la fase 1. E dopodiché possiamo dire che i soggetti dicono di aver ricevuto sufficienti informazioni, che, dato interessantissimo, le distanze sociali sono state rispettate all'interno dei centri nell'80% dei casi, i soggetti rispondono di sì, e di aver ricevuto materiale adeguato per evitare il contagio. Quasi il 100% delle persone dice abbiamo ricevuto di fatto tutto. Altri dati interessanti sono quelle paure indirette di cui accennavo prima, cioè la paura di essere trasferito in situazioni più rischiose, magari anche una paura, definiamo così, irrazionale, perché non c'erano motivi concreti per pensarlo, ma non si sa mai. Il 44% dei soggetti aveva paura di essere trasferito in situazioni più rischiose, anche perché dai dati di questo questionario emerge che all'interno dei centri si sentivano effettivamente al sicuro, mentre la paura di essere trasferiti nel proprio paese di origine era per il 13% del campione e la paura di perdere i propri diritti in Italia per circa il 12% del campione. Questa è l'analisi di correlazione. Ci siamo chiesti, correliamo i sintomi ansiosi e depressivi con questi item, cioè il senso di protezione percepita, data dall'item soddisfazione, informazione e fiducia negli operatori, e la preoccupazione per sé e per i familiari. Notate che non vi è alcuna correlazione significativa.
Per quanto riguarda invece la regressione logistica lineare, sempre comunque ha come variabile dipendente il disturbo psichiatrico attuale, non in anamnesi, possiamo vedere che le variabili significative sono i livelli di trauma, in cui l'impatto è, come sempre, enorme sulla possibilità di avere un disturbo psichiatrico attuale. Poi, per di più, ci sono altre paure percepite, come la paura di perdere i propri diritti, che è significativa, o è quasi significativa la paura del trasferimento in situazioni più rischiose. Evidentemente i soggetti che avevano queste paure in quel momento specifico della loro vita, cioè durante il lockdown e immediatamente dopo, avevano, avevano elevati livelli d'ansia o disturbi psichiatrici associati a questi timori. Cosa possiamo dire? Che i partecipanti hanno mostrato un'ampia conoscenza del Covid-19. Sia per quanto riguarda l'andamento della pandemia, sia per quanto riguarda i comportamenti da adottare per prevenire il contagio. Mentre le paure indirette, come quelle che elencavo prima, la paura di perdere i propri diritti o di essere allontanati in luoghi più rischiosi, sono fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi psichiatrici in questa popolazione durante la pandemia Covid-19. Infine, sottolineo quelli che sono i limiti dello studio, anche per eventuali prospettive future, eventuali studi futuri. Purtroppo non abbiamo informazioni circa gli specifici eventi traumatici, cioè che cosa è successo a chi, la durata del viaggio migratorio e la durata della permanenza del soggetto nel centro di accoglienza. Per di più, la difficoltà di arruolare mediatori culturali ci ha permesso di reclutare esclusivamente soggetti capaci di parlare in italiano o in inglese. Vi ringrazio per l'attenzione e concludo la mia presentazione. Grazie Davide, risultati presentati a mio avviso con grande chiarezza. Io spero che stimolino poi la discussione successiva del pomeriggio. Ho prima trascurato di presentare anche l'altra coautrice di questa presentazione, ovvero Federica Piras, psicologa, dottore di ricerca in neuroscienze cognitive, logopedista responsabile di studi neurolinguistici condotti presso il laboratorio di neuropsichiatria dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia e anche dei protocolli di valutazione neuropsicologica per lo studio e le capacità cognitive nelle patologie psichiatriche. Federica Piras ha fondato e coordinato per 10 anni il servizio di riabilitazione cognitivo-comportamentale di questa stessa fondazione, ha collaborato alla stesura di manuali per la riabilitazione, è stata membro di una delle commissioni tecniche alla Consensus Conference sulla riabilitazione neuropsicologica degli adulti. Bene, l'ho voluta presentare perché poi tra di loro hanno concordato, diciamo, Davide e Federica della presentazione affidata soltanto a Davide Palumbo, però mi sembrava veramente importante anche rilevare che abbiamo avuto qui il contributo di una persona altresì di vasta esperienza, autrice di varie pubblicazioni su riviste internazionali, di capitoli di libri su tematiche legate anche appunto al retroterra culturale per questo studio. Quindi grazie a Davide, grazie a Federica e passo a presentare Giulio Corrivetti, che direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Salerno, vicepresidente dell'European Biomedical Research Institute of Salerno, fondazione cogestita con il Mass General Hospital for Children at Massachusetts General Hospital dell'Harvard Medical School di Boston, componente della cabina di regia nazionale del Ministero della Salute per le linee di indirizzo alla regione in materia di autismo, componente del tavolo tecnico della conferenza Stato-Regione per i settori salute mentale e dipendenza e rappresentanza della regione Campania, consigliere nazionale Società Italiana di Psichiatria, nonché segretario regionale della SIP Campania. Bene, potrei dire anche molte altre cose dell'attività scientifica istituzionale di Giulio Corrivetti, ma dati i tempi concludo dicendo che oltre a tutto questo Giulio ha collaborato con noi dell'Università Vanvitelli su numerose altre iniziative, su numerosi progetti e con piacere gli do la parola per il suo intervento sull'impatto sui servizi territoriali. Prego Giulio. Grazie Silvana, una presentazione nobile. Io
oltre al ringraziamento per questa presentazione, ringrazio tutta questa squadra perché far parte di questo percorso è stato molto interessante e ovviamente la ricaduta e l'impatto sui servizi mi è stato proprio stimolato dal fatto di dover valutare, considerare quanto sto poi per dirvi in maniera diretta nella dimensione propria della programmazione e della gestione del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria locale Salerno. Quindi una serie infinita di problemi che effettivamente erano passati sotto soglia ed erano in qualche modo stati sostanzialmente non soddisfatti sulla base, diciamo, di questi progetti. Per cui anche la sola lettura poi per preparare questa brevissima presentazione di lavori e di evidenze ha dato a me l'opportunità di valutare e considerare quanto siano veri tutti i fattori che sono stati rilevati in tante review pubblicate anche molto di recente. Inoltre i dati appena presentati, frutto di questa squadra di lavoro, sono molto interessanti e al di là di questa descrizione della possibilità e l'opportunità di approfondirli nel futuro, spero che servano molto di più nel dettagliare anche in maniera sottile tutto ciò che deve essere programmato per il futuro. Noi siamo in un momento particolare, un momento storico. Stamattina, oggi siamo anche in un momento drammatico e tragico, per cui sembra che gli eventi ci trascinino alle volte in maniera anche inaspettata in contesti che influiranno, secondo me, nei nostri destini. Uno di questi è ciò che la pandemia ci ha proposto, ne parlerà molto più e meglio di me Giuseppe Ducci dopo, ma non possiamo ignorare che la rimodulazione, come ha detto Enrico Coscioni prima, delle iniziative tese a riscrivere proprio le traiettorie delle cure primarie e ovviamente della risposta territoriale ai bisogni di salute, non possa non considerare i training e gli approfondimenti per questa popolazione di migranti forzati all'interno del piano di ripresa e resilienza, dove se tre sono gli assi fondamentali che lo modulano, quello dell'inclusione sociale, terzo, ma appare oltre a quello della digitalizzazione e della transizione ecologica, voler rappresentare quale può essere appunto la mission su cui ci dobbiamo impegnare tutti quanti nel futuro. Ed inoltre le ultime due mission, la 5 e la 6, la quinta, quella di inclusione sociale, dà molto spazio alle politiche attive per favorire questa inclusione attraverso formazione di inserimenti lavorativi. Sappiamo bene quanto questo sia uno dei presupposti fondativi della riabilitazione psicosociale a cui tutti i presenti tengono molto particolarmente. Ed in più l'ultima mission, quella sulla salute, pone l'uomo, l'essere umano, la persona al centro di una azione di prossimità e in qualche modo evoca una medicina d'iniziativa dove il ruolo non deve essere più un ruolo passivo, ma ridisegnare le prospettive, i percorsi, perché i veri bisogni della popolazione possano essere soddisfatti. Allora l'analisi dei bisogni di questa popolazione migrante ci deve far ripensare qual è il ruolo del sistema sanitario nazionale su una popolazione nostra ospite, non solo temporaneamente, che ha pieni diritti umani, e il nostro livello valoriale ed etico non può non farci pensare ai servizi come servizi sostanzialmente di una inclusione, a partire per esempio dall'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Noi sappiamo che questa è una popolazione che porta con sé delle conseguenze anche devastanti per il cambio di destino e di rotta che fanno. Ciò nonostante sono persone dotate di una grande forza, di una grande competenza e resilienza umana, ma che le diverse esperienze traumatiche pre- e post-migrazione possano appesantire moltissimo. Abbiamo visto quanto
anche rispetto alle performance cognitive. Le variabili culturali sono esposte a una rimodulazione, a un rimodellamento, per cui dovremmo avere tutti gli strumenti capaci per decodificare fino in fondo i reali dati e la misura più coerente e realistica possibile per capire quanto alcuni di questi aspetti siano fattori di rischio, possano rappresentare poi dei fattori di supporto. E ovviamente l'altro impatto che dobbiamo considerare è quanto proprio l'accesso alla società occidentale implichi in qualche modo un percorso abilitante. Non abbiamo, secondo me, non abbiamo, secondo la letteratura, dei servizi e non abbiamo, anche secondo le analisi che ha fatto prima di redigere le linee guida, il Ministero della Salute italiano. Quindi non abbiamo proprio delle funzioni a supporto psicologico e non solo psichiatrico per i richiedenti asilo e per i migranti forzati. Dopo un lungo percorso, il Ministero ha definito delle linee guida in parte non adeguatamente attuate, ma dove sono date delle indicazioni molto chiare per come organizzare almeno una HIP multidisciplinare in ogni azienda sanitaria che sia in grado di seguire queste vittime. In grado di seguirle vuol dire avere tutti gli strumenti, non solo quelli tecnico-professionali dello specifico psicologico-psichiatrico, ma quelli linguistici, quelli umani, quelli tesi sul piano antropologico a cogliere, a capire in una cultura delle differenze e poi in grado di produrre dei report che possano adeguatamente sviluppare sempre di più questo ambito conoscitivo. Non dobbiamo far sì che si arrivi a vere e proprie forme psichiatriche importanti, strutturate, che possano non solo appesantire il destino di queste persone già fortemente compromesso, ma anche in qualche modo l'impatto con i nostri servizi. E quindi evitare di rispondere, come ho potuto notare essere vero anche nel nostro territorio, prevalentemente alle situazioni acute e alle modalità tipiche dei percorsi dell'emergenza. Non possiamo limitarci a trattare una fase grave, una crisi, con i soli trattamenti farmacologici. Va pianificato e programmato un assetto di ascolto, di analisi di vari bisogni, perché questo aspetto possa trovare delle risposte. Proprio le linee guida danno indicazioni non medicalizzanti, fare un piano per la salute mentale, i servizi psicologici, ma soprattutto un'assistenza ed una integrazione sociale che possa essere la cornice poi a quel punto più adeguata e più significativa, perché l'intervento sia modulato bene nel tempo e riesca ad avere anche una funzione di prevenzione dell'assetto psicopatologico futuro. Quindi in un certo senso cercare di dare un affiancamento importante. Perché? Perché ci possa essere non solo un percorso di assistenza, tutti i presupposti per una individuazione precoce, che sia adeguato a quel punto una presa in carico già competente. Quindi serve un forte know-how da questo punto di vista. Quali sono delle linee riabilitative? Sappiamo che la abilitazione più forte è l'inclusione e l'inserimento nel nostro sistema, nell'insieme socioculturale, i punti di riferimento a cui loro devono in qualche modo render conto, e che tante volte modula in maniera peggiore la loro forza, la loro competenza. Abbiamo visto i diversi gradi di livello culturale, molte persone sono ben formate, ma la perdita di ruolo, la perdita in qualche modo anche di l'identità culturale che avevano nel loro paese, di per sé è un fattore di fragilità. E quindi è un fattore che può compromettere anche i dati delle analisi degli specifici items, delle scale o di altri strumenti di valutazione. Sempre queste linee guida ci specificano bene come fare la certificazione, i diversi sistemi di mediazione culturale, poi dà proprio un'area specifica dedicata alle donne, ai minori, ai bambini, che meritano un atteggiamento preciso. E poi, molto altrettanto importante,
una sollecitazione in termini appunto di attenzione a, diciamo a, alle ricadute psicologiche degli operatori che sono coinvolti. Anche gli operatori della salute mentale devono avere in qualche modo una preparazione, una diciamo indirizzo per tutelare il proprio equilibrio. Quando facciamo delle valutazioni, soprattutto quelle precoci, proprio all'ingresso, dobbiamo ricordare che c'è una dimensione che è relativa a un rimorso, a un rimosso di tutte le esperienze traumatiche precedenti. Si parla addirittura di una memoria spezzettata. Molto spesso queste persone lo traducono in un messaggio e in un discorso che ne comunica solo parzialmente l'insieme e la totalità della propria esperienza, e non credo che siamo sempre adeguatamente pronti e capaci di leggere anche questa, a queste assenze qui o queste lacune nella traduzione del proprio vissuto, del proprio portato emotivo, della propria dimensione di vita precedente. Ci sono appunto, ripeto, molte review, alcune suggeriscono di stare tra l'altro ben attenti all'impatto sulla condizione attuale, cioè quale trauma, quale diciamo condizione nuova di stress traduce tante volte in maniera anche superiore l'esperienza soggettiva rispetto appunto alla vita attuale nei confronti della dimensione traumatica, di tutti i fattori che hanno spinto queste persone a muoversi e allontanarsi dal proprio ambiente di vita. E da quella di Betancourt del 2010 ad alcune recentissime evidenze ci dicono che in alcuni casi questa rispetto alla precedente esposizione al trauma, l'esperienza di impatto con la vita quotidiana e le differenze tra ciò che era immaginato e ciò che è l'impatto con la realtà, ciò che è l'evidenza del contesto sociale nel quale poi si ritrovano introdotti, è un gap che esprime dei bisogni particolari e al tempo stesso diventa esso stesso un grosso fattore di rischio. Allora noi abbiamo l'obbligo di lavorare su una fragilità dell'attuale sistema capace di rispondere con un modello dell'emergenza, ma noi sappiamo quanto sia fragile e frammentario il dialogo tra il mondo della salute e quello del sociale. L'integrazione sociosanitaria molto spesso rappresenta quel modello che metaforicamente alle volte facciamo nei giochi con i bambini, voler mettere un oggetto tondo in un contenitore quadrato, diceva Loitz nell'analisi delle difficoltà ancora attuali per una reale integrazione sociosanitaria. I servizi di salute mentale devono ridiventare servizi su un modello di iniziativa, superare questa inadeguatezza delle proprie risposte, cercando di evitare, come dicono anche le linee guida, un eccesso di medicalizzazione, e tradursi in una capacità, in una competenza, in una logica di antropologia culturale che ci permetta di rispondere alle sollecitazioni della multiculturalità, che è, rimarrà e sarà sempre di più la dimensione del futuro. E la presa in carico, per dirsi integrata sui problemi connessi alla migrazione forzata, deve considerare che tutti gli attori di un sistema territoriale producono salute, non solo i servizi deputati e non solo quelli, ancor più quelli deputati alla sola emergenza. Per cui noi dobbiamo riscrivere totalmente un piano. Personalmente ritengo di sentirmi fortemente impegnato in questo senso. Le sollecitazioni che vengono anche dal riassetto del PNRR ci deve includere nella programmazione bene questa popolazione di migranti, perché è una risorsa, diventa un fattore che ci fa capire quali devono essere i servizi del futuro, in un certo senso servizi che sappiano pensare come coinvolgere il mondo del sociale, quello dell'istruzione, quello del lavoro, quello della giustizia. E appunto chiudo dicendo che ci troviamo in un momento strategico per ridisegnare la struttura, l'architettura
e le funzioni di questo servizio, includere uno schema di multiculturalità, approfondire e capire fin da oggi noi in Italia quale tipo di modello di multiculturalità e multiculturalismo pensiamo, come quello francese che tende ad appianare le differenze, o quello che in Canada, quello anglosassone, più capace di gestire le differenze, non solo di tollerarle, ma di riconoscerle come un sistema che arricchisce i nostri schemi sociali. Quindi come un sistema capace di stimolare e dare opportunità di innovazione reale del nostro sistema salute. Quindi con questo mi fermo, perché ritengo che quello che stiamo facendo insieme, oltre all'approfondimento dei dati di una ricerca, permette un po' a tutti noi di mettere il cervello nel pensare per il prossimo futuro qual è il rilancio che si deve dare per tutto il sistema salute della nostra nazione. Mi fermo qui ringraziandovi. Grazie a te Giulio per queste riflessioni sicuramente condivisibili, sicuramente profonde. Io voglio aggiungere soltanto poche notazioni, anche auspicabilmente per stimolare poi la possibilità di approfondire ulteriormente nel dibattito che seguirà questo pomeriggio, perché comprendo dal programma che non abbiamo una discussione adesso, ma il dibattito lo rinviamo non a questo pomeriggio, diciamo a fine della mattinata, quando si più o meno si passa alla parte conclusiva di questo evento. Dunque c'è sicuramente, anche tu l'hai sottolineato, una nota dolente che rimane, quella della scarsa importanza che viene attribuita alla salute mentale in tutti i contesti. Sicuramente in tutti i contesti delle emergenze, delle catastrofi umanitarie. La migrazione noi oggi non la possiamo neanche più considerare un'emergenza, nel senso che è una situazione che sostanzialmente ci accompagna da decenni e ci continuerà ad accompagnare. Ad essa poi si aggiungono momenti acuti con ulteriori catastrofi umanitarie, quale quella che ci possiamo aspettare anche da questa situazione di guerra nel cuore dell'Europa. E quello che continuiamo appunto a vedere è una prospettiva che non pone la salute mentale in termini di prevenzione, di cura, di riabilitazione al centro dei programmi nazionali e internazionali. Non ci sono competenze spesso anche all'interno dei diversi paesi per approcciare questa problematica. Mi è molto piaciuta questa tua considerazione finale relativa al fatto che non abbiamo ancora deciso nel nostro paese qual è la politica di, tra virgolette, inclusione, se vogliamo lavorare appunto sulla assimilazione oppure sul rispetto delle differenze, come si fa in molti paesi europei in cui c'è un'attitudine al multiculturalismo che ha una base antica. Noi credo non l'abbiamo ancora maturata fino in fondo questa scelta, ma anche credo sia estremamente importante lavorare alla formazione delle figure di operatori nell'ambito della salute mentale, psichiatri, psicologi, riabilitatori, perché possano in futuro confrontarsi con una realtà in cui i bisogni sono molti, bisogni di cura, abbiamo visto l'elevata prevalenza, ma sappiamo anche che gli strumenti di cui siamo dotati non sono tantissimi come formazione, come capacità di intervento, e dovrebbero esserlo. Altresì penso che sia importante che oggi pomeriggio si apra uno spazio di discussione sull'importanza anche di alcune differenze di genere. Colpisce il dato delle donne che non sembrano accedere affatto a ruoli di occupazione. Naturalmente per l'occupazione, per un ruolo lavorativo, passa moltissima parte, come tu sottolineavi, anche dei processi efficaci di riabilitazione in tutti i sensi.
Bene, io credo che tutti questi siano spunti importanti, però naturalmente la giornata ce ne darà ancora molti e quindi con questo io ringrazio tutti i relatori di questa prima parte appunto della mattinata e ripasso la parola a Raffaele Bracalenti per la sessione che segue, di cui è moderatore. Grazie ancora a voi tutti. Grazie Silvana e grazie per questi contributi. Insomma, mi pare appunto, come si diceva, tanti stimoli, del resto sia dal punto di vista della valutazione della complessità del tema, del, naturalmente della valutazione delle condizioni di salute dei migranti forzati, mi pare che ci sia una concordanza nel vedere come i fattori di stress, diciamo, post-migratori, cioè quindi al momento dell'arrivo e l'interazione con il nostro paese in tutte le sue forme, costituisca però un elemento di preoccupazione. Del resto, insomma, noi sappiamo anche nella clinica dei minori che le esperienze traumatiche sui minori dipendono poi dalla capacità dei caregiver di consentirne l'elaborazione. Insomma, magari facendo un parallelismo un po' forzato, credo che però ci troviamo in una linea molto simile. Quindi la fragilità del sistema di accoglienza, come si diceva, e soprattutto le difficoltà spesso di integrazione e sovente, come ricordava anche Giulio, la inadeguata risposta dei servizi di salute mentale, perché poche risorse, perché poco integrati con gli altri attori, insomma le cose di cui ci diceva, purtroppo insomma tendono a confermare che non si faccia abbastanza e quindi aggravando poi di fatto il rischio di salute mentale. Io vorrei dire che la sessione che appunto andiamo ad aprire adesso è proprio un tentativo di disegnare una presa in carico che non guardi solo all'emergenza, che non sia soltanto tarata su un intervento di tipo farmacologico, che miri a una vera integrazione sociosanitaria e anche però in maniera, se vogliamo, avanzata secondo quelli che sono poi anche le linee guida che riguardano la traiettoria che dovranno prendere questi servizi per la popolazione in generale, quindi e cioè il budget di salute. Questa esperienza con i migranti forzati ha poche, da quanto sappiamo, poche altre, è stata tentata pochissime altre volte nel nostro paese, grazie all'ASL di Salerno. Stiamo tentando di verificare come possa funzionare, quali sono gli elementi di complessità e quali le opportunità offerte, con almeno un paio di casi piuttosto importanti, vorrei dire, di soggetti ospiti nelle strutture accoglienza e in carico dei servizi psichiatrici del territorio di Salerno, e quindi avevamo pensato necessario parlarne. Chiedo ai colleghi di essere un po' sintetici. Ho promesso all'onorevole Zampa che noi alle 13:15 in punto le diamo la parola, per cui vi chiederò di stare un po' nei tempi. Abbiamo occupato un po' di ritardo, e per mantenere anche quel breve spazio di dibattito che Silvana appunto auspicava ci fosse, che anch'io mi auspico. Quindi lascio la parola a Maria Luisa Scattoni dell'Istituto Superiore di Sanità, supervisore per l'Istituto Superiore di Sanità del progetto Soggetto Persona Cittadino, promuovere il benessere e l'inclusione sociale delle persone con disturbi mentali attraverso il budget di salute, e che abbiamo chiamato, che l'ASL di Salerno ha chiamato a dare un contributo e una supervisione, insomma, anche a questa sperimentazione in corso a Salerno. Maria Luisa, io non la vedo, ma sicuramente c'è da qua. Eccola là, sì, adesso ti ho visto, a te la parola e grazie di essere con noi. Grazie mille Raffaele, e sarò brevissima, però tentando di dire, spero, almeno le cose essenziali. Giulio Corrivetti prima di me, diciamo, mi ha alzato la palla in maniera eccelsa, nel senso che la sua
diapositiva specifica sulla presa in carico integrata della salute mentale dei migranti forzati implica proprio entra nel vivo di quello che sarà il mio breve intervento, nel senso che il motivo per cui l'Istituto Superiore di Sanità è entrato in contatto con voi del progetto Pending è proprio relativo al nostro coordinamento della Consensus Conference per la definizione delle linee programmatiche sul budget di salute per le persone con disturbi mentali. Quindi era un progetto ed è un progetto perché finirà a maggio, finanziato dal Ministero della Salute e dedicato, diciamo in maniera quasi esclusiva, alla salute mentale. Anche se, come sapete, perché Giulio ha fatto parte anche del gruppo di lavoro che ha delineato le linee programmatiche, come sin da subito tutte le regioni si sono interessate, dedicate a definire delle linee programmatiche che invece fossero sin da subito appunto applicabili ad altri tipologie di bisogni sociosanitari complessi. Per cui adesso siamo entrati anche ad inserire quello che viene chiamato però budget di progetto, ma la tematica, lo strumento è sempre lo stesso, all'interno della legge delega per la disabilità. Siamo entrati ad inserire il budget di salute, lo strumento quindi all'interno dei progettualità sulle dipendenze, sui disturbi dello spettro autistico, sapete che sono anche il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Autismo, e perché no, una tematica molto che abbiamo ritenuto molto importante, quale quella dei migranti forzati con disturbi di salute mentale. Le persone collegate non sanno che abbiamo già ricevuto come istituto una richiesta dal vostro progetto di partecipare, quindi di entrare proprio a far parte di questa progettualità specifica sui due migranti di cui parlava Raffaele Bracalenti, e che il presidente Brusaferro ha assolutamente concesso la collaborazione, proprio perché ritiene fondamentale. Voi sapete, per chi non lo conoscesse, il presidente Brusaferro ha una grande passione per l'integrazione sociosanitaria, perché da sempre si è dedicato a questo argomento. Quindi tornando a noi, nelle linee programmatiche si è definita la necessità, e questo da parte di tutte le regioni, di definire una progettualità, un progetto individualizzato ma soprattutto partecipato, quindi ritenere come elemento qualificante la necessità per la persona di far parte del processo di definizione di quello che è non solo un intervento di cura ma una presa in carico globale ed integrata. E nell'ambito della vostra progettualità, quindi siamo entrati già a far parte di quella che è stata una valutazione generale, no? Un rapporto collaborativo, e questo ci tengo anche un po' a stressarlo, di tutte le persone che sono e che gravitano intorno ai migranti che dell'area appunto di Salerno, e una cosa che abbiamo specificato molto bene è la necessità di ascoltare questi migranti e di tenere molto in considerazione quali fossero e quali siano attualmente le loro preferenze. Quindi non solo fare una valutazione generale delle necessità, del funzionamento dell'area clinica, ma soprattutto delle necessità, dei bisogni e delle loro preferenze. Un'altra necessità è quella di considerare anche altre aree, perché purtroppo ci siamo resi conto, quando si è entrati in discussione con le varie regioni, che molto spesso si tende a dire: io applico il budget di salute perché ho inserito questa persona in una residenza, ho inserito nell'ambito lavorativo. Il budget di salute non è questo. Il budget di salute è uno strumento proprio che valuta i quattro assi, che sono quelli della casa e l'habitat, è vero, ma anche quello della formazione del lavoro, della socialità, dell'apprendimento, dell'espressività e della comunicazione. Devono essere valutati tutti e quattro gli assi e definiti gli obiettivi per tutti e quattro gli assi. Quindi mi premeva precisare questo e anche puntualizzare che la nostra collaborazione è massima, perché
a questa sperimentazione, devo dire, ci teniamo molto, proprio perché è la prima vera e propria messa in atto di queste linee programmatiche e c'è grande collaborazione in tal senso. Grazie Maria Luisa, e accogliamo naturalmente con grande soddisfazione, con grande piacere anche la notizia, diciamo, che appunto è stata accettata la richiesta di collaborazione. Un po' ci speravamo, cioè immaginavamo, insomma, che data la vostra sensibilità su questo tema ci fosse questa risposta positiva. Voglio dire anche che appunto sì, mi pare che questo richiamo, che è anche la cosa sulla quale noi ci stiamo affaticando nella sperimentazione, questo richiamo al fatto di immaginare che o si riesce a dare soddisfazione a tutti i bisogni in maniera almeno coordinata, magari non in tutti lo stesso modo, o si rischia di vanificare anche le azioni che vengono portate sul singolo bisogno di salute mentale, piuttosto abitativo, eccetera. E devo dire che purtroppo questa cosa risulta particolarmente difficile per almeno due ragioni. Una è che l'Italia è un paese anche molto diverso, noi sentiamo, per cui in alcuni luoghi è facilissimo trovare la casa ma è impossibile trovare il lavoro, faccio un esempio per i migranti. In altri casi è assolutamente il contrario, si trova il lavoro ma nessuno è disposto ad affittare case ai migranti. Quindi, per dire come anche la complessità del paese aumenta gli elementi di complessità, e poi naturalmente che dovendo mettere insieme più attori, diversi attori, questo complica la governance del budget di salute. Chi meglio di Franco Cantore allora può raccontarci qualcosa su questo, visto che di budget di salute se ne è occupato tanto in regione Campania, prima se dico qualche previsione, prima a Caserta, poi a Salerno stesso, poi ha fatto parte del tavolo di coordinamento insieme a Luisa, e adesso ci segue, condividiamo le pene, possiamo dire così. Fa parte del gruppo di lavoro che abbiamo creato, costituito con il budget di salute ASL Salerno. Esattamente, condividiamo anche i sabati spesi ad andare a cercare strutture nelle quali si possa collocare questi migranti, quindi insomma chi meglio di Franco Cantore può dirci qualcosa di questo. Grazie. È vero, l'intervento sul budget di salute per quanto riguarda arriva proprio così dalle discussioni fatte a Caserta e dalle iniziative prese a Empoli tra il 2004 e il 2008. E quindi, come dire, poi per anni questa cosa, questo budget di salute è diventato una specie di fiume carsico, nel senso che è rimasto proprio sotto terra, sotto traccia, per poi riaffluire in maniera sorprendente e piacevole un paio d'anni fa con il progetto nazionale del monitoraggio e adesso con questo progetto pending cross learning per quanto riguarda i budget di salute per due persone migranti. E non a caso, insomma, mi metto sulla scia di quanto ha detto Maria Luisa Scattoni, cioè il percorso inizia in senso, come dire, fondamentale proprio da quei punti, dalla compresenza dei quattro assi. E come dire, le difficoltà, Raffaele, che abbiamo incontrato in questi mesi di discussioni continue è che far fuoriuscire questo fiume carsico del comportamento proattivo, della solidarietà, dell'ascoltare i bisogni dell'utente per poter costruire in modo sartoriale un progetto adatto a ciò che gli serve, gli può essere utile, e qui magari no, anche entrare in discussione attiva con l'utente, e insomma comporta ancora che questo fiume carsico non è ancora diventato, no? Stiamo lì quasi su un guado, su una polla d'acqua che sta uscendo, stiamo cercando un attimo di costruire degli argini che abbiano un minimo di senso e che non abbiano nessuna intenzione di contenere un qualcosa che sta uscendo e che viene da molto lontano, ma che riesca a dirigere appunto noi stessi per primi, dirigere le riunioni, dirigere
le persone in un contesto dotato di senso, no? Questo è il senso dato dalle determinanti sociali che ricordava prima Mario Luisa, e cioè la casa habitat, l'apprendimento, espressività sociale, la società, l'affettività, che devono essere tutte valutate contemporaneamente. E su questo, per esempio, lo sappiamo, l'abbiamo visto, no? Le istituzioni, le nostre istituzioni, siano esse aziendali, sanitarie o comunali, piani di zona, al di là di singole persone e di pochi programmi già sviluppati in senso politico e strano, in questo senso in realtà stentano molto a trovare un comune denominatore della discussione. Ci sono una enorme varietà di linguaggi che in realtà rappresentano sicuramente una ricchezza, ma che al momento sono una ricchezza che però al momento non è completamente focalizzata sul bisogno dell'utente, è completamente focalizzata sul punto di evoluzione dell'utente, perché certe volte noi usiamo la stessa espressione, cioè ascoltiamo l'utente, andiamo incontro ai suoi bisogni, ma in realtà poi intendiamo qual è il punto, intendiamo dire che ci stiamo adoperando, stiamo agendo rispetto a quello che deve essere il punto di evoluzione della vita dell'utente, il punto di evoluzione del progetto nostro che riguarda la vita dell'utente e che anche quello deve evolvere. Quindi, per esempio, una cosa che sicuramente il termine progetto terapeutico sostenuto con budget di salute evita è quello di pensare che il budget di salute sia definito una volta per tutte. No? Quindi ci si chiude in una stanza, ci si chiude in un posto di lavoro e quindi si elabora un progetto, si scrivono 3 pagine e quel progetto va avanti quasi per vita autonoma. Invece no, budget di salute significa ascoltare quotidianamente, significa interagire quotidianamente con cosa ci dice la persona, ma anche con cosa ci dicono, che so, i condomini dei palazzi. No, io mi ricordo che quando abbiamo aperto i primi gruppi appartenenti nel 97 a Salerno o nel 2006 a Eboli, abbiamo dovuto fare riunioni di quartiere, riunioni condominiali, perché stavano arrivando i pazzi. Ed è del tema che avete poco fa sollevato, col fatto che è difficile che qualcuno dia una casa in affitto a un migrante. E allora qui la figura, no, dell'istituzione, del cogestore, che possono un attimo fare riunioni condominiali, riunioni di comitato di quartiere, per far capire che poi la situazione non è così brutta e dura come si descrive, ma che c'è un movimento collettivo che deve riguardare anche le persone vicine. Un'altra cosa utile, per esempio, in questa contemporaneità degli assi della casa, habitat, socialità, comunità, è per esempio che l'esperienza che abbiamo fatto ha permesso di trovare un modo di interagire tra piccoli gruppi appartamento di 4-6 persone con la comunità locale, perché sembra strano, ma un gruppo appartamento o 2 gruppi appartamenti in un quartiere aumentano la capacità economica, la microeconomia di quel quartiere, perché si tratta di persone che poi scendono dal salumiere a comprare i 100-120 grammi di mortadella piuttosto che di pane di formaggio, che comprano una canna al macellaio del posto e quindi si crea, no, proprio a partire da questi scambi economici, anche poi lo scambio affettivo, perché poi se il commerciante si accorge che la persona che viene da lui in fondo non sta combinando niente di male, ma sta comprando anche delle cose che servono per sviluppare proprio la microeconomia locale, allora a questo punto, come dire, il budget di salute comincia a costruire il suo senso dentro la comunità, proprio come intervento attivo, proattivo delle istituzioni rispetto proprio al singolo quartiere, al singolo condominio e alla singola zona di abitazione. E questo, come dire, fa sviluppare in maniera esponenziale la capacità della persona poi di interagire con gli altri. Spesso ci dimentichiamo, no, che la cosa più utile per l'uomo è l'uomo stesso, cioè ciò che rende l'uomo più umano è il rapporto con l'altro uomo, con tutte le problematiche che può consistere. Ma Gesù significa anche questo, no? Far evolvere la capacità di ogni uomo di essere utile all'altro uomo. Io mi fermerei qua. Franco, no, io ti ringrazio di queste parole. Tra le altre cose, ne approfitto per dire che forse non tutti è chiaro che cosa poi esattamente lo strumento del budget di salute, ma insomma soltanto
per così ripetere un po' un principio sostanziale, cioè che è lo strumento che dovrebbe consentire una graduale, come dire, evoluzione, come tu hai detto, quindi processo verso l'autonomia, quindi diciamo, poi correggetemi se dico un'imprecisione, ma insomma è quel progetto sostenuto attraverso queste risorse finanziarie che dovrebbe riuscire a traguardare per quanto possibile l'autonomia in tutti gli ambiti, per l'appunto, che sono stati detti, quindi quello lavorativo, quello abitativo, quello delle relazioni, eccetera. E quindi in questo senso anche impegna, come diceva Franco, non a un semplice intervento puntuale sul momento, sulle forme di disagio, ma impegna in una progettualità integrata e quindi sollecita in maniera molto forte l'intera equipe su come consentire una progressione di tutte le dimensioni, si spera, qualche volta non tutte sono è possibile evoluzione, le dimensioni che definiscono, diciamo, il benessere della persona. E devo dire la verità, non vorrei in questo raccontare un mondo irenico, che non è, perché insomma basta vedere quello che sta succedendo appunto in questa Europa, però devo dire la verità che quando si parla di comunità curante, che insomma sembra un po' un'utopia, l'idea che appunto la comunità invece di essere espellente possa essere non soltanto accogliente ma anche curante, però voglio citare solo questo, che uno dei due candidati a questa nostra, anzi non candidati, una delle due persone che stiamo seguendo in questo budget di salute appunto abita in un paesino della provincia di Salerno e allora ieri nella nostra psicologa doveva un po' vedere i livelli di autonomia nella capacità di muoversi nel paese, eccetera. Ed era straordinario vedere come le persone al bar, le persone nel negozio, avessero in effetti stabilito una relazione, e una relazione proprio da questo punto di vista terapeutico, cioè questa persona con qualche difficoltà, diciamo, cognitiva, anche per motivi linguistici, magari a capire quanto deve pagare e a prendere il resto ci mette 2 minuti in più, quindi si crea una coda dietro, ecco. E invece di una reazione scomposta di irritazione, abbiamo visto così l'attenzione con cui le persone si rivolgevano a questo ragazzo per aiutarlo a capire quanto doveva pagare e che resto da prendere. Quindi, diciamo, mi pare questa è un po' la speranza di creare degli interventi che generino anche questo tipo di attenzione, stimolino questi processi di accoglimento e anche in qualche modo terapeutici nella comunità. E quindi grazie Franco per questo. Se mi permetti veramente rapidamente, questo esercizio che stiamo mettendo in campo per la costruzione del budget di salute ci mette anche in condizione di una stretta relazione con gli operatori della salute mentale che in qualche maniera vengono maggiormente stimolati nell'attenzione in un percorso riabilitativo del paziente, e quindi non dare sempre tutto per scontato, visto che si trovano di fronte con pazienti particolarmente diversi. E quindi anche per gli operatori stessi è un momento di grande crescita rispetto proprio a un atteggiamento di riabilitazione, di come porsi nel concetto di riabilitazione psichiatrica, di cui io sono molto contenta, insomma, molto fiera. Grazie Giovanna per questa puntualizzazione. A questo punto siamo, con qualche minuto di anticipo, giunti a dare la parola a Giuseppe Ducci, Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 1 e parte del coordinamento dei direttori dei dipartimenti di salute mentale. Lo ringraziamo di essere qui, e d'altra parte volevamo anche dare così questo carattere molto, come abbiamo detto anche all'inizio, molto concreto, molto operativo, quindi a stimolare attraverso questo progetto e queste nostre riflessioni anche una riflessione nei servizi, in particolare quelli di salute mentale, e quindi avere
Giuseppe Ducci, che a seguire questi lavori e darci il suo contributo, mi pare l'evidenza migliore di questo dialogo che è stato avviato. Quindi a Giuseppe Ducci, con ringraziamento di averlo con noi, a lui, a te la parola. Raffaele, grazie, spero che si veda e che si senta. Sì, benissimo. Bene, allora io utilizzerò delle slide, ho a disposizione circa 15 minuti se non sbaglio. Esatto. Quindi andrò un po' a... Anche 20, 18 va? 18, grazie, ma tu avvisami comunque se dovessi sporare. Il tema che mi è stato chiesto di affrontare è quello del rapporto tra il Coordinamento Nazionale dei Direttori di Dipartimenti di Salute Mentale Italiani e la salute mentale dei migranti forzati. Quindi è necessariamente, diciamo, è necessario capire innanzitutto perché abbiamo costituito un Coordinamento Nazionale dei Direttori di DSM. Innanzitutto i nuovi problemi, la necessità di una nuova organizzazione per una nuova epidemiologia e una nuova psicopatologia. Oggi il tema è sui migranti forzati, ma vorrei ricordare che noi oggi abbiamo, almeno nel territorio di cui mi occupo, una percentuale di persone straniere residenti che è intorno al 15,6%, in alcune aree d'Italia è anche superiore. 20 anni fa eravamo a un decimo di questo, quindi certamente ciò che riguarda la patologia dei migranti non soltanto di quelli forzati, ma anche dei migranti economici, rappresenta oggi un elemento decisivo. Non solo, ma abbiamo oggi sia conoscenze che elementi nuovi di psicopatologia, e faccio riferimento alla stretta comorbilità che c'è oggi con le sostanze, e anche le conoscenze che abbiamo sui danni epigenetici legati alla inadeguatezza genitoriale precoce, alle esperienze traumatiche, che rappresentano anche in questo caso un elemento fortemente presente nel campione di popolazione di cui l'incontro di oggi vuole occuparsi. Il secondo punto che ha costituito una motivazione per la costituzione del coordinamento è quello degli autori di reato e dei rapporti con la magistratura dopo la chiusura degli OPG, che senza modificare il codice penale, quindi senza porre il problema della pericolosità sociale, ha riportato i dipartimenti sovrintendenti a compiti di custodia senza la possibilità di intervenire in modo concreto sui percorsi terapeutici. Quindi questo è un tema importante, molto caldo. E infine l'ultimo è quello delle risorse per la salute mentale, la quota del Fondo Sanitario Nazionale, che come voi sapete era stato fissato al 5% per la salute mentale, ma che ha una media nazionale del 3,5%. Si significa sostanzialmente che la salute mentale è sottofinanziata. Scusate che... ecco. Allora, rapidamente, a volo d'uccello, alcuni paradigmi che sono cambiati. Il paradigma del neurosviluppo, che oggi ci permette di mettere in una prospettiva cronologica quelle che sono le alterazioni, e non soltanto di fare delle osservazioni al termine dello sviluppo, ma di capire come questo si verifichi nel corso del tempo e di come questo sia in rapporto anche, soprattutto nell'adolescenza, con uno sviluppo cerebrale che risente fortemente degli aspetti ambientali. Oggi abbiamo maggiori conoscenze, qui cito i neuroni gli interneuroni GABAergici a candelabro come elementi patogenetici, su cui confluiscono sia elementi genetici che elementi epigenetici, quindi ambientali, nel determinare una disfunzione che è alla base soprattutto dei disturbi più gravi. Questo è il caso della schizofrenia, in cui l'interneurone GABAergico corticale è certamente l'elemento più importante nella patogenesi del disturbo. Ma non soltanto, noi oggi sappiamo che abbiamo una scultura delle reti corticali che è legato soprattutto alla funzione appunto degli interneuroni GABAergici, e quindi di come le oscillazioni di network della corteccia siano funzionali a uno sviluppo adeguato della nostra mente. Abbiamo anche oggi una conoscenza molto più ampia rispetto ai processi infiammatori e di come questi possono esercitare un'azione neurotossica, soprattutto per, anche in questo caso, non voglio ripetermi ulteriormente, l'attivazione dei recettori dei glucocorticoidi a seguito di eventi ambientali. Quindi l'esperienza interpersonale plasma lo sviluppo cerebrale, e questo è un processo che si svolge in un periodo molto lungo, molto più lungo di quanto noi non pensavamo, tant'è vero che nel Dipartimento Sementale che io dirigo abbiamo aperto un servizio che è rivolto all'adolescenza, dalla pubertà ai 25 anni, considerato proprio come il periodo di maggior cambiamento e di maggior sviluppo del cervello in funzione dell'ambiente circostante.
Questo è confermato anche da studi più recenti, che quello, come quello dell'individuazione del fattore P, fattore psicopatologico generale, che determina dei cambiamenti soprattutto che si applicano a livello della resilienza. Quindi questo termine, che oggi è diventato così famoso con il PNRR, diventa un elemento caratterizzante in termini soprattutto di prognostici dello sviluppo mentale, e che è strettamente connesso con le esperienze precoci. Questo, cito semplicemente l'articolo di Fonaghi, che ha sviluppato moltissimo il concetto di fattore psicopatologico generale, ma dobbiamo considerare anche questo elemento nello scenario, che è rappresentato dalle sostanze. Qui è la diffusione della cannabis, che come voi vedete è massima in Europa, in Francia e in Italia, ma dobbiamo tener conto del fatto che abbiamo alcune migliaia di nuove sostanze psicoattive, questo famoso elenco di Fabrizio Schifano, continuamente aggiornato, dalle feniletilamine ai cannabinoidi sintetici, ai catinoni sintetici, alle nuove sostanze stimolanti, all'uso di farmaci come sostanze stimolanti, quindi con un quadro in cui oggi è veramente difficile discernere la comorbilità tra disturbi psichiatrici e uso di sostanze. A questo ovviamente deve corrispondere una notevole capacità da parte dei servizi di fornire risposte che siano cliniche e organizzative, tenendo conto che abbiamo ormai prove sugli effetti dei cannabinoidi sulle funzioni esecutive e anche sulla regolazione. Quindi, per questi motivi, noi dobbiamo considerare i migranti forzati come una popolazione a rischio, e gli aspetti sono legati alle esperienze traumatiche gravi. Quindi le guerre, le torture, la malnutrizione, la separazione dei genitori, una forte inadeguatezza nelle cure genitoriali precoci, legate anche alle circostanze in cui spesso avviene la migrazione, e una scarsa integrazione socioculturale, e anche un grave gap linguistico nella comprensione del disagio e dei disturbi. Le funzioni di mediazione culturale sono fondamentali, ma non sono così diffuse e permeate nelle nostre organizzazioni da rappresentare un elemento. Facendo riferimento al territorio di cui mi occupo, che è l'ASL Roma 1, 1.040.000 abitanti, abbiamo una percentuale di popolazione straniera, come dicevo, del 15,6%. Ma i migranti forzati rappresentano un numero molto elevato, per la presenza nella città di Roma, in particolare nel centro di Roma, di 5 centri di accoglienza dei richiedenti asilo. Quindi abbiamo un numero di soggetti molto elevato e un servizio dedicato che si chiama Salute dei Migranti Forzati, che si occupa proprio di questo e che ha non soltanto una capacità di intervento in situazioni, come dire, generali, anche di tipo somatico, ma soprattutto per quanto riguarda la salute mentale. Se noi inseriamo questo discorso all'interno dell'analisi di quello che sta avvenendo, e il Dipartimento Sementale Roma 1 non credo che faccia tanta differenza rispetto al resto dell'Italia, noi vediamo che la retta dei pazienti incidenti è decisamente più ripida per quanto riguarda gli adolescenti. E potete vedere nel confronto 2020-21 come ci sia stato un incremento marcato degli utenti, soprattutto adolescenti. PIPSM vuol dire prevenzione e interventi precoci, è l'unità operativa che si occupa della fascia appunto dai 14 ai 25 anni, e che ci dà una misura di come la vera emergenza in questo momento sia rappresentata dagli adolescenti, all'interno dei quali gli adolescenti stranieri, migranti, sia minori non accompagnati che facenti parte di famiglie intere che vengono in Italia, rappresenti sicuramente un'emergenza reale. Non solo, abbiamo visto che per quanto riguarda i ricoveri, e qui voi vedete l'incremento quasi doppio che c'è stato dal primo semestre 2020 al primo semestre 2021 in uno degli SPTC del Dipartimento della Roma 1, la percentuale di stranieri ricoverati sul totale è del 36%, quindi oltre il doppio della percentuale degli stranieri presenti sul territorio. Quindi la condizione di straniero è una condizione, come dire, di rischio. Del resto questo era stato già descritto molto bene da Jim Van Os nel famoso articolo sui rapporti della schizofrenia e ambiente del 2010 su Nature, in cui i quattro fattori di rischio ambientali che dovevano essere considerati come più rilevanti erano la cannabis, e oggi potremmo dire tutti gli psicostimolanti, le esperienze traumatiche,
tra cui ricordiamoci c'è soprattutto l'inadeguatezza genitoriale precoce, quello che gli inglesi chiamano maltreatment, che non è il maltrattamento italiano, ma è proprio la discura. L'essere parte di una minoranza etnica non integrata e vivere in un contesto urbano sovraffollato. Quindi se noi pensiamo alle condizioni in cui spesso vivono le persone, possiamo renderci conto di come almeno tre di questi fattori di rischio siano presenti. E questo vale per la schizofrenia, ma credo che sia giusto ritenere che questi fattori di rischio siano generali per la salute mentale e per la patologia psichiatrica. Come vedete, nelle dipendenze ne abbiamo avuto una diminuzione, anche in questo gruppo di pazienti sono fortemente presenti i pazienti stranieri. Allora, se noi andiamo a vedere la fascia 14-25 anni per quanto riguarda la popolazione migrante, noi possiamo vedere che i disturbi prevalenti sono disturbi dell'area dei disturbi dell'adattamento, quindi diciamo che un tempo quelle che noi avremmo chiamato le reazioni. Le persone vengono per un terzo dall'Europa dell'Est, per un terzo dall'America del Sud e per un altro terzo dal resto, che comprende un 15% del sud-est asiatico. Quindi pensiamo a quello che potrà accadere adesso con la guerra in Ucraina. Ma l'Europa dell'Est rappresenta sicuramente un elemento di forte rischio anche per un'altra popolazione che io adesso vi farò vedere. In questa popolazione di migranti 14-25 anni sono compresi migranti economici, rifugiati, richiedenti asilo, migranti per motivi umanitari e per ricongiungimento. Quindi una percentuale più ampia dei migranti forzati che vi ho descritto prima. Se consideriamo gli adottati come una forma particolare di migranti, tenendo conto che in Italia la maggior parte degli adottati sono adottati internazionali per le difficoltà che ci sono ad adottare in Italia, noi vediamo che qui abbiamo più o meno mantenuto la percentuale di, diciamo che qui all'incirca oltre il 70% degli adottati sono stranieri, e vedete che la percentuale degli adottati nei paesi dell'est è molto più alta. E qui è chiaro che ci troviamo di fronte anche ad un altro fattore di rischio specifico, che è rappresentato dalla FASD, cioè dall'encefalopatia fetoalcolica, molto presente nei bambini adottati nei paesi dell'est da madri con elevato consumo di alcol durante la gravidanza, che attraverso anche in questo caso eventi epigenetici può determinare ritardo mentale, disturbi a deficit dell'attenzione con iperattività ed altri problemi anche con espressione morfologica, cioè riconoscibili morfologicamente. Allora, e qui mi fermo un attimo e concludo con l'ultima, sperando di essere stato nei tempi, Raffaele, sono stato, come dire, ho cercato di fare una carrellata veloce. Ma Giuseppe, se mi aspetta, hai ancora 5 minuti. Allora, posso un attimo fermarmi su questo, perché mi sembra importante. Allora, mi sembra importante considerare l'attenzione ai migranti come un elemento importante del cambiamento che deve avvenire nei programmi di salute mentale in questo paese. Allora, per fare questo, il coordinamento dei direttori, il coordinamento nazionale dei direttori dei dipartimenti di salute mentale italiani ha ritenuto fosse necessario elaborare uno strumento che abbiamo chiamato Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2021-2030. Ora, dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione, è evidente che noi non possiamo in questo momento più parlare di progetto obiettivo, perché al massimo si può parlare di raccomandazioni che possono essere formulate all'interno della conferenza Stato-Regioni. Però il termine progetto obiettivo è tuttora un termine molto evocativo in questo paese, perché rappresenta l'unico strumento e l'ultimo strumento che è stato messo in atto per definire l'organizzazione della salute mentale in questo paese. Allora, ci sono alcuni punti decisivi di questo progetto obiettivo che incidono ovviamente anche sull'ambito dei migranti. Innanzitutto la necessità di avere un'organizzazione dipartimentale inclusiva
Inclusiva intendo dire che comprende l'età evolutiva, che comprende i disturbi del comportamento alimentare, che comprende i servizi dedicati ai migranti, che comprende le dipendenze. E questi dipartimenti inclusivi devono essere anche integrati, non soltanto all'interno dell'azienda. Faccio l'esempio del distretto, soprattutto alla luce dello sviluppo delle case della comunità, ma di questo poi ne riparliamo, ma integrati anche con gli enti locali e con il terzo settore. Ad esempio, i 5 centri di accoglienza per i migranti presenti nel territorio del mio dipartimento sono tutti gestiti dal terzo settore. Il centro Astalli, iniziativa dei gesuiti, il centro Enea, cioè sono sia come dire, religiosi, sia laici, insomma, ma comunque al di là di questo, sono degli organismi con i quali noi dobbiamo assolutamente costruire un'integrazione forte, non soltanto una collaborazione, ma una vera e propria integrazione. È necessario fare una stratificazione del rischio e dei servizi dedicati. Noi dobbiamo identificare delle popolazioni a rischio e investire maggiori risorse. Non possiamo porci di fronte alla popolazione di cui ci occupiamo senza avere una capacità di leggere, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista della stratificazione psicopatologica, quali sono gli ambiti su cui noi dobbiamo investire maggiormente. E poi è necessario, e questo però è un ruolo che non compete soltanto alla salute mentale, ma di cui la salute mentale deve farsi promotrice, la politica attiva di integrazione e di mediazione culturale. Abbiamo visto, Jim Van Ossel l'ha detto 12 anni fa, che far parte di una minoranza etnica non integrata è un fattore di rischio per la schizofrenia. È uno dei fattori di rischio ambientali più importanti. Ora dobbiamo pensare che l'integrazione non è soltanto qualcosa che ha un valore etico, ma anche un valore sanitario. L'integrazione rappresenta un elemento di salute e proprio per questo, in quanto dipartimenti di salute mentale, noi dobbiamo perseguirla, ovviamente a livello, secondo quella che è la nostra competenza locale. L'altro strumento... Stai andando verso la conclusione, eh? Questa è l'ultima, il PNRR. Noi dobbiamo lavorare verso la costruzione di un punto unico di accesso nelle case della comunità che sia integrato e multiculturale, cioè che abbia una capacità di riconoscere e di gestire il disagio quando viene da persone che non sono italiane e che portano problematiche culturali, sociali e anche psichiatriche diverse. Non solo, dobbiamo avere un back office all'interno delle case della comunità che abbia una competenza specifica sulla salute mentale delle migrazioni, perché noi dobbiamo immaginare che questo processo è un processo che sarà incrementale e dobbiamo quindi, fin da oggi, organizzarci per dare risposte adeguate in tal senso. Io ho concluso, Raffaele. Grazie Giuseppe, devo dire che siamo stati britannici, se possiamo dire così, perché all'una precisa abbiamo, quindi ringrazio i relatori di questa sessione per avermi aiutato e reso facile il compito di moderare e di stare nei tempi. E ringrazio Giuseppe Ducci perché devo dire le cose che insomma ha riportato di queste indicazioni date mi sembrano essenziali, fondamentali, necessarie, qualcosa e anche complesse, perché quando diceva della presenza sul territorio delle strutture di accoglienza, noi sappiamo che ci sono progetti di accoglienza, quelli diciamo ex SPRAR, che oggi siamo SAI, che hanno una loro continuità legata agli enti locali, quelli invece delle strutture straordinarie si rischiano di avvicendarsi, per cui è complesso anche per i servizi riuscire a mantenere vive le relazioni con strutture che possono cambiare ente gestore, eccetera. Ma questa complessità, come diceva Giuseppe Ducci, va governata, non si può subire, altrimenti rischiamo appunto di compromettere ulteriormente la salute mentale dei migranti, laddove è compromessa di già, o comunque compromettere anche coloro che giungono con un capitale di salute soddisfacente. Allora, abbiamo qualche minuto per le domande, quindi intanto vi pregherei, se qualcuno, siccome è difficile vedere le mani alzate, se qualcuno volesse fare le domande di abbiamo Giovanna che vuole una domanda, eventualmente potete farlo nella chat
quindi di chiedere la parola nella chat. Intanto passo la parola a Giovanna Storti per la sua domanda. Sono stata molto colpita specialmente dall'ultima slide da fatto dal dottor Ricci, la necessità dei mediatori culturali, che è fondamentale, ma che purtroppo fa piacere che sia già collegato l'onorevole Zampa, e c'è sempre la mia amica ormai, Maria Luisa Scattoni, dell'Istituto Superiore, che in qualche maniera noi dobbiamo formalizzare questo ruolo professionale all'interno della nostra organizzazione, perché se ora noi ci siamo avvalsi e abbiamo superato diverse problematiche perché abbiamo utilizzato il terzo settore, che non ha bisogno di profilature professionali per poter inserire questo ruolo fondamentale per la presa in carico e per una valutazione diagnostica di queste persone particolarmente fragili, in quanto hanno vissuto uno stress già solo per il viaggio. E quindi anche nella casa della comunità, che io spero di poter organizzare, perché l'ASL di Salerno si è attivata, si sta attivando per organizzare sempre con un progetto, una cosa del genere, ma dove sono molto d'accordo per l'organizzazione della PUA e di un back office specifico per una valutazione, se non altro psicologica, comunque con la presenza di mediatori culturali, che io come pubblica amministrazione ho enorme difficoltà ad assumere, perché non hanno un albo, non hanno un ruolo professionale riconosciuto, perché non c'è un titolo che io posso riconoscere la persona che si presenta come mediatore culturale per tale professione. Come si può fare? Giovanna, apri un problema. Io ricordo nel 2006 poi un tentativo da parte del Ministero del Lavoro nelle vesti della dottoressa Carlà, che era l'allora direttore generale della direzione dell'immigrazione, di fare una sorta di convegno nazionale su questo tema a Padova, se non ricordo male, e appunto proprio per rispondere a questa esigenza. Da allora molti tentativi sono stati fatti, per ragioni sono tutti andati non a buon fine. Visto che non vedo domande, io volevo fare una domanda all'equipe di ricerca, che comunque è collegata al tema. Raffaele, scusa, mi avevo scritto nella chat. Sì. Punto solo. Il budget di salute in realtà ha un rapporto preciso. Il PNR, quando nel PNR, nella misura riguardante la salute, finanzia esplicitamente la casa come luogo primario di cura, e poi ci aggiunge anche la telemedicina. È chiaro che nella Cassa di Comunità si sta già riflettendo di come avere tra tutti i professionisti anche un'equipe di salute mentale che faccia anche un triage di primo livello e che poi analizzi la situazione e poi la invii in situazioni specifiche. Ma qualsiasi intervento di un qualsiasi dipartimento di salute mentale, di una qualsiasi WOSM, deve prevedere che insieme alla presenza nella casa di comunità sia poi presente anche una progettualità come quella del budget salute destinata al domicilio dell'utente. Chiudo. Grazie Franco. Io dicevo, volevo fare una domanda all'equipe di ricerca, perché pur avendo contribuito e partecipato in qualche modo, perché mi pare di capire che c'è anche come indicazione a nuove ricerche, ci sono due opzioni, se ho capito bene: l'uso del mediatore, che consente un accesso a una popolazione più ampia e quindi di non avere di non discriminare, diciamo, alla fine per paesi d'origine, perché ovviamente noi abbiamo avuto più facilità di accesso a quelli che in qualche modo sono più anglofoni, ma in questo caso mi sembra di capire si abbia un peggioramento della qualità della valutazione clinica, se ho capito bene. Allora ecco, volevo, perché era stato riferito che, diciamo, l'uso della mediazione dà forse una minore accuratezza allora volevo capire se ho capito bene ed eventualmente secondo voi quale indicazione, se si potesse dare così, è preferibile dare in termini di strategie di ricerca. Se posso, allora non è, diciamo così, l'utilizzo del mediatore culturale ci permette di ampliare la popolazione da arruolare, non solo in base alle nazionalità,
ma probabilmente anche in base alle caratteristiche della popolazione stessa. Ad esempio, potremmo ipotizzare che chi è in grado di parlare più lingue, oltre ad aver avuto esperienze particolari capaci di allargare la propria competenza linguistica, potrebbe anche essere una persona con capacità cognitive migliori. Queste sono ipotesi. Ma nel momento in cui abbiamo il mediatore culturale, non è che peggiora la valutazione, dipenderà ovviamente dal mediatore. Il mediatore va formato, e se il mediatore viene formato per, come dire, comprendere il messaggio dello psichiatra, dello psicologo, e fare valutazioni al tempo stesso, a quel punto del soggetto valutato, non peggiora. Il dato che si ha, e non si sa bene come interpretarlo, è che lì dove ci sono i mediatori culturali aumenta l'incidenza di disturbi psichiatrici. Poi non possiamo spingerci verso interpretazioni ben specifiche, perché non abbiamo le variabili adatte. Avevo letto accuratezza del dato, allora accuratezza del dato l'avevo interpretato in questo modo, insomma, ecco. Perché nella slide mettevo sia mediatori culturali sia interviste ben validate, forse per questo. Perfetto. Dunque leggo da Patrizia Carletti dell'OS Disegno Salute: impossibile fare diagnosi un progetto di cura senza la mediazione linguistica e culturale. Parliamo di mediazione e non di mediatore, sono necessarie indicazioni vincolanti da parte del livello centrale, altrimenti la sanità non usa la mediazione. Io qui non so, mi chiamo in causa tutti come clinici, io devo dire che dovessi, so che verrò adesso lapidato, ma io dovessi dire la verità, sono molto perplesso nel dire che non è possibile fare diagnosi. Non lo so, il mio punto di vista è che forse... Hai paura. Leggo la paura delle tue dichiarazioni. No, io non ho paura di dire che secondo me lo strumento clinico è in mano a chi ha lo strumento clinico. Sarà perché faccio lo psicanalista, e uno psicanalista soltanto Tobin Natan, i suoi... ha provato a fare la psicanalisi con i mediatori. Nella psicanalisi, insomma, questo suona un po' strano. Però chiedo ai clinici, insomma, qua che ce ne sono tanti, che cosa pensano del fatto che la diagnosi ha bisogni, o in maniera quasi così tassativa, diciamo, nell'incontro della mediazione. C'è qualcuno che vuole dire? Io. Vai! Senti Raffaele, sì, insomma, ci chiami in causa come clinici. Io devo dire, insomma, anche per il mio lavoro di direzione di un reparto di psichiatria di urgenza, io ritengo che queste figure non siano necessarie ma indispensabili. Sono d'accordo con Giovanna quando richiama l'attenzione sull'opportunità di definizione di percorsi formativi, perché sono ruoli che non è che servono soltanto per parlare con la persona. Questo secondo me va chiarito molto bene, ma servono anche per dare alla persona il senso di essere accolta, dare alla persona il senso della possibilità proprio di entrare in contatto. Noi a volte vediamo delle persone più o meno giovani, insomma non è neanche solo una questione di età, ma forse quando sono molto giovani ancora più difficile, che nel momento in cui non possono comunicare verbalmente con noi sono spaventatissime. Sono persone veramente in preda a una paura, a un disagio. Tutto questo naturalmente con la mediazione culturale viene affrontato, perché già la possibilità di esprimersi, di dire voglio comunicare con Tizio, voglio sapere che cosa fate qui, insomma è già qualcosa che crea un ponte, e senza questo ponte il lavoro clinico è difficilissimo, è praticamente talora impossibile. Devo dire, noi ci siamo a volte dovute rivolgere a persone amiche di amici, cioè dire qui abbiamo questa persona che viene dalla Nigeria, qualcuno conosce delle persone nigeriane, ci siamo dovute avvalere di strumenti per avere il consenso da parte della persona qui ricoverata per
chiamare un suo conterraneo, una sua conterranea per poter comunicare, cioè avessimo avuto il bene della mediazione culturale, sarebbe stato tutto più agevole. Quindi, concludendo, io ritengo che sia una figura indispensabile, soprattutto per stabilire un ponte. Poi, naturalmente, se parliamo di un percorso psicoterapico, forse il discorso deve essere articolato diversamente, ma soprattutto se parliamo dei primi contatti, soprattutto se parliamo, ecco, della fase iniziale di una presa in carico, io non credo se ne possa fare a meno. Poi l'articolazione delle competenze di queste figure si può estendere anche ad altri percorsi, ovviamente. Cara Silvana, io devo dire che sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che diciamo c'è necessità di creare un rapporto di fiducia, di creare qualcosa che orienti nel disorientamento caratterizzato la sofferenza psichica e anche la sofferenza psichica nell'impatto con delle strutture di cura che disorientano anche noi, che pure magari ci siamo cresciuti nelle strutture di cura. Quando io entro da paziente in un ospedale, ti giuro, sono disorientato, quindi, ma penso che sia un'esperienza comune. Quello che, quindi sono assolutamente d'accordo su questo, quello che naturalmente mi lascia qualche perplessità è che, insomma, pur non avendo così una formazione fenomenologica, ma c'è la psicanalitica, e che mi pare che la diagnosi sia veramente frutto di un ascolto difficilmente traducibile, ma sono assolutamente invece d'accordo con te che talvolta costruire quelle condizioni indispensabili per consentire l'ascolto, in questo la figura del mediatore, ma questo vabbè, insomma, credo che sia un tema bello proprio dal punto di vista di riflessione teorica, quella della... Fare un breve, proprio brevissimo accenno pratico. Io su questo punto e sul baricentro della multiculturalità futura dei nostri servizi intravedo forse uno degli spiragli più importanti per l'innovazione, e così come anche nel documento Agenas si tende a sulla salute mentale a declinare i quattro livelli, legittimando fino in fondo una cosa sulla quale stiamo pianificando, programmando da tanto tempo, cioè delle interdipendenze, non solo che ogni unità operativa debba far tutto, su una cosa del genere è improbabile che ogni unità operativa possa mai un giorno essere dotata anche di mediatori, eccetera. Se, come dicono le linee guida, almeno una equipe multidisciplinare configurata adeguatamente con questa competenza, o altresì delle modalità con le quali ogni dipartimento di salute mentale riesca a definire tra le varie azioni del quarto livello un'azione particolare sui bisogni speciali della popolazione migrante forzata, e con tutte le dotazioni organiche e le risorse funzionali di questo sistema. Questo secondo me è un dettato, come diceva giustamente Silvana Calderisi, indispensabile, sul quale la programmazione futura deve attrezzarsi adeguatamente. E il modello della interdipendenza, si farà un'equipe strutturata con queste modalità che serve un'area vasta, ma che abbia tutte le competenze per rispondere a queste esigenze. Grazie Giulio. Raffaele, scusami, perdonami, solo per una chiarezza rispetto alla ricerca, perché non abbiamo avuto i mediatori. Abbiamo quindi adottato il vecchio adagio: se non eravamo certi di poter fare diagnosi perché la comprensione non era ottimale o non conoscevamo fino in fondo la cultura d'appartenenza, pensiamo ad esempio agli aspetti deliranti, semplicemente non diagnosticavamo. Se non avevamo la certezza, la diagnosi non veniva messa. Perfetto, grazie di questo chiarimento. Una piccola osservazione rispetto a questo, c'è tempo? No, mi dispiace. Vabbè, la rimanderemo. Perché ho promesso all'onorevole Zampa di iniziare alle 13.15, sono le 16.42, per cui se lo fai 30 secondi te li do, dai. E credo... Sono le 13.16 comunque. 13.16 sono. 13.51 secondi per essere precisi. Ah, scusami. No, niente, volevo dire che, insomma, come ha messo bene in luce la professoressa Mucci, in effetti la presenza del mediatore è uno dei fattori
che ha un effetto sul, diciamo che in qualche modo sposta la valutazione, in quanto laddove negli studi dove sono stati utilizzati i mediatori c'è una maggiore proporzione, diciamo, di pazienti con malattie psichiatriche conclamate. E rispetto appunto a quello che diceva Davide, probabilmente la funzione del mediatore è esattamente questa, cioè quella di rendere accessibili una serie di strumenti che purtroppo non sono tradotti in tutte le lingue di cui noi avremo bisogno, quindi rendere accessibile la valutazione a chi invece non può accedervi perché non c'è nella sua lingua. Quindi piuttosto che falsare il dato, no, per la presenza di un'altra persona che potrebbe in questo senso sì forse mediare in qualche modo, manipolare il contenuto, invece evidentemente permette la facilita la comunicazione, era solo questo. Federica, tra altre cose si aprirebbe un ambito che mi piacerebbe dibattere, se era possibile un disegno misto, cioè laddove c'era con presenza linguistica senza mediatore, laddove c'è barriera linguistica e mediatore, non so, sarebbe stato possibile. Sarebbe stato interessantissimo e ci avevamo anche pensato, il problema è stato il Covid. A questo punto ci dobbiamo fermare e chiedo scusa per Zeppa che avere tre... Abbiamo bisogno anche dei test multiculturali. Ah. 3 minuti e 30 secondi di ritardo, onorevole, a lei, grazie di aver ascoltato sin qui, grazie della sua presenza. Sono io che ringrazio voi e lo faccio davvero in modo non formale, ho trovato interessantissimo e mi dispiace non avere potuto seguire tutta la mattinata di lavori, quello che sta accadendo, come potete comprendere, a poca distanza da qui, perché ormai non solo perché il mondo è globalizzato, ma perché davvero dentro all'Europa vedere esplodere in modo così violento un conflitto lascia spaventati e straordinariamente preoccupati chi è chiamato a rappresentare la politica in questo momento. Deve interrogarsi su tutto quello che può fare, ma tutti dobbiamo concorrere alla pace, quindi, e a chiedere che torni presto la pace davvero anche in quell'area. Scusate questa digressione, ma per dirvi che ho apprezzato molto anche questo passaggio che il professor Ducci, che ho ascoltato con molta attenzione, devo dire straordinario davvero interesse, perché ha toccato una serie di questioni, di punti con cui spesso io mi sono trovata a confrontarmi senza avere gli strumenti. Questa giornata per me è una giornata importantissima, non solo perché questo tema mi sta a cuore, ma perché davvero ne ho misurato l'importanza e la necessità. Quindi semmai l'ascolto di quello che ho potuto, delle relazioni che poi spero di poter anche leggere nella parte che non ho potuto seguire, mi ha davvero convinta ulteriormente che anche un partenariato tra pubblico e privato, tra pubblico e volontariato, sia la strada per avanzare negli interventi a favore delle popolazioni in grave situazione di vulnerabilità. E il dottor Ducci ha detto, tra le altre cose, ha previsto quello che sappiamo già che accadrà dopo, al termine e durante questo conflitto. Dobbiamo attenderci l'arrivo di un nuovo flusso di migranti particolarmente colpito anche dal punto di vista psichico. Pensate cosa deve essere stato questa mattina per quei bambini che si sono svegliati sotto le bombe e che sono stati portati o nei rifugi dove ci sono, oppure nelle gallerie della metropolitana sotterranea, per poterli mettere in sicurezza con semplicemente i colori e molta carta per poter disegnare e passare lì tutta la giornata. Ecco, quindi noi avremo a che fare con un flusso di migrazione che arriverà dopo una grave ferita come quella della guerra e delle armi e della violenza. Nel progetto che oggi presentate, Pending, finanziato dal Fondo FAMI,
che davvero, come dire, ci ha accompagnato per fortuna in questi anni. Il panel dei beneficiari di questo progetto è composito l'ASL di Salerno, l'ASL di Avellino, che sono i soggetti titolari di competenze che afferiscono alla cura. In cooperazione, però, cooperando con istituti di ricerca, a cui anche va la mia gratitudine, l'IPRS, la Fondazione Santa Lucia, che ho avuto modo di visitare anche non molto tempo fa, e realtà consolidate di azione solidale, come il CIDIS e la RADA. Ecco, tutto questo ha mostrato come sia possibile dare concretezza a missioni diverse, quando però si condivide davvero una visione e ci si mette insieme per avviare processi di benessere. L'ascolto di queste relazioni e dei vostri interventi mi ha permesso di apprezzare anche il quadro concettuale di Pending e anche gli esiti sul campo. Il disegno di ricerca che è stato esposto richiama in apertura l'attenzione ad una fase di lavoro che viene spesso sottodimensionata e che invece, se ben fatto, è davvero garanzia di riuscita. Voi avete parlato di attivazione di processi di cambiamento e noi sappiamo che ci serve l'attivazione di processi di cambiamento quando parliamo di popolazione migrante, più ancora che la semplice formulazione di risposte, lasciate che usi l'aggettivo mere risposte a bisogni, che non è poco naturalmente, ma non è ciò di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno davvero di un processo rigenerativo se vogliamo affrontare le vulnerabilità e mettere le persone vulnerabili in condizioni di poter diventare loro stessi a loro volta, a propria volta, soggetti attuatori di un cambiamento e di un cambiamento prima di tutto del proprio destino e poi della collettività a cui appartengono. Penso per esempio in questi giorni si è molto parlato della questione dell'esplosione del disagio minorile. E sappiamo che una parte però di questo disagio minorile ha come protagonista giovani migranti che non sono necessariamente migranti stranieri non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, ma sono anche figli di migranti, quindi di seconda generazione, che però faticano a costruire un'identità. Ecco, noi dovremmo pensare anche a questo se vorremmo e quindi davvero a fornire a loro, anche a loro, strumenti di cambiamento e di rigenerazione. Se non vogliamo che poi diventi un problema, prima di tutto per le loro vite, che ci dovrebbero interessare, ci devono interessare, e poi per le comunità in cui loro vivono. Mi rende molto fiduciosa a questo proposito la sperimentazione del budget di salute con le persone migranti in accoglienza. Sapete che chi di voi ha seguito la conferenza nazionale della salute mentale che si è tenuta lo scorso giugno, ha sentito il ministro Speranza parlare di questo, ma io stessa porto con me il ricordo e la certezza che abbiamo una straordinaria opportunità quando parliamo di budget di salute, dopo aver conosciuto di persona, quindi visitandole, alcune realtà cooperative nella provincia di Caserta che impiegano il budget di salute come strumento, appunto, strumento di cura e di cambiamento al tempo stesso. E mi sono persuasa che questo strumento abbia un potenziale davvero innovativo, perché ricondiziona l'agire dei soggetti in campo e dà centralità all'autodeterminazione personale, come è stato esposto bene da alcuni relatori che hanno preceduto il mio intervento. Sappiamo tutti quali sono le ricadute e qual è il prezzo di un ritardo nella presa in carico, nella cura, nella presa in carico precoce
nel processo migratorio, e oggettivamente dobbiamo dire che il nostro paese non è sufficientemente attrezzato e che anche per questa ragione Pending rappresenta un grande progetto, potenziale importantissimo progetto da fare conoscere e da diffondere, perché si parla di inclusione nel nuovo contesto di vita in cui si trovano i migranti. Noi abbiamo bisogno non solo, ripeto, per loro e per il loro benessere, ma abbiamo bisogno che in questo capacità davvero di entrare a far parte, di sentirsi parte di una comunità, quindi di sentirsi inclusi nella comunità, e che anche la comunità procede in questa direzione, ecco, è uno strumento potentissimo anche di tutela e di crescita della stessa comunità. Credo quindi di poter affermare con convinzione che le ottime relazioni ci indirizzano verso una visione più ampia di cosa voglia dire affrontare i bisogni di salute mentale. E sicuramente per quanto concerne le persone migranti, questo è un tema centrale della medicina delle migrazioni, troppo timida ancora e insufficiente. Ma non dobbiamo dimenticare che chi soffre chiede innanzitutto un ascolto che ne valorizzi la dignità di essere umano. Solo così l'uso di strumenti, tecniche, conoscenze specifiche esprimono il valore emancipativo e autonomizzante. E solo così possiamo avere un reale impatto terapeutico laddove intendiamo il compito di cura affidato a tutta la comunità di vita. Secondo le stime dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e forse è inutile che citi questo dato che conoscerete sicuramente, viviamo in un mondo in cui ogni 2 secondi una persona è costretta ad abbandonare la propria casa ed è costretta ad abbandonarla per ragioni di conflitto o di persecuzione. Penso alle donne, penso ai minori in particolare, che sono davvero la popolazione più fragile. Nei decenni finali del secolo scorso l'immigrazione verso il nostro paese è stata prevalentemente economica, i rifugiati erano pochi, non è più così oggi. E i rifugiati giungono in Italia dall'Africa, ma dall'Asia, dall'America, pensate cos'è il flusso che è fuoriuscito dalla Siria, dall'Afghanistan, e cos'è ancora il dramma dell'Afghanistan. E la storia di Ahmed, che è stata riportata come case history, è emblematica e al contempo ci incoraggia. Guardate, io ne ho conosciuti tanti di ragazzi così, e ho ascoltato donne anche quando ero sottosegretaria, in incontri che ho fatto anche cercando di comprendere come migliorare la condizione di salute delle donne che lavorano in condizioni veramente spesso drammatiche. Pensate a cos'è Borgo Mezzanotte o altri luoghi del genere, dove la violenza continua a perpetrarsi e dove l'esclusione dalla comunità nella quale tu hai cercato rifugio continua imperterrita. Questo aspetto comunque ci chiama a una riflessione sulla strutturazione finalmente di servizi di salute mentale di accesso, diciamo, semplice, facile, aperti alla relazione transculturale, competenti per l'individuazione e la cura delle vittime di violenza intenzionale o di tortura. Le pure importanti linee guida sul tema, però vedete, il fatto stesso che siano del 2017 già ci deve mettere, diciamo così, deve rappresentare una ragione per chiedere che vengano al più presto aggiornate. Sono linee guida del Ministero della Salute, hanno più che mai oggi bisogno di un contesto idoneo ad accogliere utili e nuove indicazioni. In questo senso rimarco lo sforzo in atto per riposizionare al centro del dialogo sul sistema di cura gli sforzi in atto per rifondare un sistema di salute mentale in cui aspetti sanitari, sociali, relazionali, psicologici abbiano la stessa valenza. È stato detto dal dottor Ducci che le case di comunità dovrebbero
e il PNR dovrebbe anche prevedere interventi da questo punto di vista. Noi pensiamo però anche alla possibilità, vi esorto a farlo, di utilizzare i fondi PON che verranno messi a disposizione per il Sud, per le regioni del Sud Italia, e che servono proprio a intervenire sulle disparità in termini di accesso alla salute e di rafforzamento del sistema. Io stessa mi propongo di inviare al Ministro Speranza una richiesta anche di aggiornare quelle linee guida del 2017, quindi di mettere mano a questo tema. Naturalmente vi ringrazierò per quelle, diciamo, indicazioni che vorrete farmi pervenire. Vi ringrazio e naturalmente vi auguro buon lavoro. Grazie onorevole Zampa, e credo che ci coordineremo per inviare allora questa indicazione, sollecitazione al Ministro, insomma, di aggiornare le linee guida del 17. Crediamo anche, insomma, che appunto le esperienze maturate ci consentano di farlo in maniera ragionata, e anche portando per l'appunto la voce dei servizi, ma dei migranti, del terzo settore, insomma. Quindi mi chiedono se si potrebbe aumentare il fondo della salute mentale. Non la pongo la domanda all'onorevole Zampa, credo però che io rispondo volentieri. Guardi, è una battaglia che è in corso. Voglio dire che abbiamo aumentato i fondi destinati alla salute mentale di 38 milioni di euro con la finanziaria, e altri 20 milioni di euro sono arrivati dall'emendamento che è stato presentato al milleproroghe, 10 dei quali, come sapete, vanno a quello che è stato definito bonus, e io preferisco chiamarlo contributo per lo psicologo, per le cure dallo psicoterapeuta, ma altri 10 milioni vanno a sostegno sempre del sistema territoriale. È un discorso avviato con il ministro Speranza, e il ministro Speranza è molto sensibile a questo tema. Sapete che in ottobre ospiteremo il summit mondiale sulla Global Mental, della Global Mental Health, insieme all'OMS. L'Italia si è candidata a ospitarlo, ed è su richiesta della proposta del ministro Speranza, richiesta che l'OMS ha accolto, quindi ci sarà a ottobre. Intanto stiamo pensando, ne ho parlato proprio questa mattina con il ministro, ad un incontro aperto sulla salute mentale. Mi sembra un po' pretenzioso chiamarli stati generali sulla salute mentale, ma insomma certamente noi abbiamo bisogno di riflettere molto, di potenziare molto questo sistema, quindi e soprattutto i territori. È evidente che la voce di cui voi oggi vi occupate, cioè la salute mentale dei migranti, va assolutamente dentro questo contesto. Grazie onorevole, io infatti mi permettevo di dire che tutti coloro, insomma tutti, cioè, so di Gian Antonio, Ducci, precisamente credo anche tutti gli altri colleghi, hanno sollevato questa necessità di prestare maggiore attenzione ai servizi di salute mentale, e credo veramente in questo caso ci sia poco di corporativo, ma nasca da una purtroppo quotidiana evidenza dell'insufficienza dei servizi rispetto alla complessità della domanda, di cui la domanda di salute mentale posta dai migranti costituisce un elemento certamente importante. Bene, io ringrazio tutti di questa mattinata di lavoro. Credo che siano stati forniti molti elementi di riflessione, e credo che sia stata anche un'occasione importante per uno scambio tra colleghi, e soprattutto per una, come dire, per una riflessione su come i servizi territoriali, per avviare una riflessione già ampiamente, peraltro, avviata, come ci diceva Ducci,
all'interno del coordinamento dei direttori di salute mentale, su come essere più efficaci nella presa in carico soprattutto di migranti forzati e non solo, come ci ricordava anche Lucci, perché dobbiamo ricordarci i numeri che sono certamente cresciuti della popolazione migrante in Italia. E quindi grazie a tutti, grazie in particolare, permettetemi di dire, alla ASL di Salerno, alla dottoressa Giovanna Storti, che ha fortemente voluto questo progetto e insomma ha lavorato veramente incessantemente per consentire il raccordo tra le varie componenti e anche del progetto in generale, ma anche del disegno di ricerca, che credetemi è stato complesso dialogare con tutti i centri di accoglienza, trovare il modo di, in periodo di Covid, di garantire l'accesso in condizioni di sicurezza agli operatori psicologi e psichiatri dentro le strutture e di tutelare ugualmente i migranti. Quindi è stato veramente un lavoro importante, grazie alla Vanvitelli per tutto quello che ha fatto per questa ricerca. Speriamo che le prossime ore non siano motivo di eccessivo scoramento, speriamo che qualcosa di buono invece, credo, mi pare difficile, ma insomma cerchiamo di essere ottimisti da questo punto di vista. E in questa giornata un po' triste, grazie veramente a tutti, buona giornata. Buongiorno a tutti. Grazie Raffaele, arrivederci. Grazie, arrivederci.